Signore e signori, bentrovati. Appuntamento dedicato alla filatelia. Siamo rigorosamente in diretta. Bolaffi dal 1890, una grande realtà nel collezionismo filatelico, numismatico e molto altro ancora. Salutiamo Cristina, il nostro centralino. Salutiamo il nostro Alberto. Bentornato Alberto. E salutiamo anche il nostro Paolo in regia. Vedo delle macchine che scorrono alle mie spalle, sono i nostri nuovi DVD che vanno anche a dare un po' di informazione sui diversi negozi, quindi siamo un po' alla Cinara. Un tempo ti ricordi la pubblicità Cinara, Calindri in mezzo all'incrocio, no? Poi faremo vedere anche l'interno dei nostri negozi, l'interno delle nostre monete, e avremo quindi modo di dare un po' di informazioni in più attraverso le immagini. Chiaramente il riferimento importante e fondamentale è quello invece che andremo a presentare nella diretta della nostra trasmissione. Proprio questo sarà l'invito per poter seguire le nostre 3 ore di diretta. Utilizzate i numeri che vedete in sovraimpressione, 346 finale per chiamare direttamente qua in studio, e oppure 090 per comunicare direttamente qui in studio, ma attraverso messaggio o sms o WhatsApp. Allora, di cosa parleremo? Un lieto ritorno, anche perché il mondo della filatelia non può presupporre dall'assenza, anzi non può presupporre la valutazione, l'apprezzamento del primo francobollo. Quindi parleremo di Penny Black, da qualche settimana che non abbiamo dato modo di presentarlo. Durante la trasmissione andremo a darvi le diverse possibilità legate anche all'acquisizione dell'album, quindi formare una collezione sia per i nuovi telespettatori che per gli habitué, perché alcuni ancora non hanno il Penny Black, quindi a nostro avviso è il francobollo immancabile. Se noi prendiamo i nostri cataloghi, quando apriamo le prime pagine di qualunque nostro catalogo, il titolo Francobolli Universali ci porta direttamente alla visione e all'importanza appunto del Penny Black e di quelli che sono, come diciamo noi, i suoi fratelli, cioè il Penny Red e il Two Pence. Spazio ovviamente anche alle vostre diverse richieste. Ecco qua, vediamo proprio una voce, vedete la prima pagina, Francobolli Universali, è quella che va a identificare, questo è l'album questo è il catalogo della Repubblica del 2018, quindi legato alla Repubblica. Io apro la prima pagina e troviamo elencati i diversi francobolli, appunto, universali, Penny Black, Penny Red, Two Pence. Poi vediamo anche la colomba di Basilea in basso a destra, altro storico francobollo. Poi, grazie, perfetto. Ovviamente spazio anche alle vostre conferme riguardanti i due volumi che compongono il catalogo 2018, Antichi Stati, Regno e Repubblica. Sono 20 euro contrassegno, se no potete venire a ritirarli anche nei nostri negozi. Molto bene, torniamo ancora alla nostra Camera 2, che così ci dà un'idea già più generale della presentazione. Di cosa parleremo questa sera? Cosa abbiamo da offrirvi? Beh, un piccolo omaggio lo facciamo proprio al nostro Penny Black, vedendone l'album, il progetto Penny Black, come noi amiamo chiamare. Poi lo presenteremo sotto più adeguata luce, ma si vede molto bene, è molto bello ed è storicamente riconosciuto come un capolavoro, anzi una bellissima edizione che può contenere i diversi francobolli. Scendendo invece vedremo, abbiamo la visione di due importanti testimonianze, addirittura una lettera del 1400, la vedete in centro a sinistra piegata, poi la apriremo, e quindi la parola scritta, la filografia, altra grande passione in Bolaffi, e sulla destra invece il Ballomonté che ci porta agli esordi di quella che è la partenza proprio della posta aerea, aerogrammi, beh, certamente posta che è stata trasportata con questa particolare via, quella del Ballomonté, quella del pallone aerostatico. Invece in primo piano, senza ancora svelare nulla, vedremo dei francobolli del Lombardo-Veneto. Troviamo un francobollo del Lombardo-Veneto, ma troviamo anche delle buste, in questo caso perché andiamo a dare quella collezione inedita di buste che abbiamo già iniziato martedì a assaggiare. Avremo Lombardo-Veneto, avremo 3 buste aeree del primo volo,
vediamo due francobolli del primo volo, del primo esperimento in posta aerea, sono quelli centrali, Torino-Roma e poi Napoli, Torino-Roma-Torino e poi Napoli-Palermo-Napoli, che di quando in quando possiamo presentare. Questo è un po' il Penny Black dei cieli, potremmo definirli, perché tale realtà riguarda esattamente l'Italia, in questo è indubbiamente il primo. Volarono precedentemente altri francobolli, ad esempio inglesi, ma erano francobolli che venivano utilizzati anche per altri motivi, per una corrispondenza di altro genere. Invece specificatamente il primo esperimento di posta aerea è italiano, con questa particolare sovrastampa sull'Espresso che permette di darci un primato, e li presenteremo tutti e due, un prezzo tra l'altro molto molto accessibile, molto accessibile. Andiamo ancora a vedere il successivo, e cioè, eccolo, lo inquadriamo subito, ho ancora una sovrastampa per quanto concerne la Tripolitania, la sovrastampa Tripolitania che ci conduce però all'immagine del giubileo di Vittorio Emanuele III. Siamo nel 1925 e una lire 25 con dentellatura 11, lo vado subito a specificare, un solo esemplare, tra l'altro non linguellato, di particolare rarità. E più o meno siamo ai prezzi del Gronchi Rosa, tanto per intenderci, diciamo un centinaio di euro in più o in meno, dipende ovviamente dalle qualità, però importante con questa specifica dentellatura, l'indicazione è un'indicazione proprio relativa all'ulteriore rarità riguardante questo valore. Poi passaggio ancora ulteriore della nostra carrellata, sempre così avete modo di darci informazioni in merito, cioè richieste magari, tre buste un po' sospese, ma sono buste che andremo ovviamente a estrarre dalla nostra pagina per mostrarvi, tre buste legate al Penny Black, le vediamo a destra, ma va bene così, perché tanto poi andremo Penny Black e Penny Red. Sulla sinistra invece scopriamo due serie, la prima la vedete, la seconda è coperta dalla prima. Andremo anche questa a sfogliare perché riguarda la Somalia, la serie pittorica dentellatura 14, e poi la Libia, sempre una pittorica dentellatura 14, senza filigrana, sono due importanti serie. C'è un valore che vediamo assente, ma è un valore che viene proposto singolarmente, quindi è un mancolista che quando troviamo porteremo. Non è introvabile, però è un valore che viene presentato da sé, è da solo, diciamo, come proposta. Allora, da dove partiamo? Dal Ballomonte? Aspettate, non vi ho mostrato le altre, le possiamo vedere così marginalmente, ma ci sono altre buste che andremo a valutare, perché vogliamo in questo modo, con un prezzo accessibile, darvi la possibilità di apprezzare, valutare e vedere le differenti buste proprio legate alla storia. Quindi a un ambito che è legato, fortemente legato al tema della corrispondenza, quindi francobollo e lettera insieme. Partiamo da Somalia. Facciamo Somalia, così partiamo subito, andiamo subito a inquadrare la nostra serie. Per quanto concerne, riguarda le colonie, chiaramente Somalia, siamo in un momento storico, il 1932-1938, l'idea dell'impero. Questa è posta ordinaria, quella che stiamo vedendo, e andiamo un attimo a vederle con calma, uno per uno, nel tempo necessario proprio per poterle apprezzare.
Benissimo, allora ci siamo, siamo esattamente, grazie intanto per le diverse chiamate, telefonate, informazioni che stanno giungendo, caratteristiche di questi luoghi che hanno anche un certo fascino nella rappresentazione, i valori ovviamente cambiano. Quando vedete, attenzione, come in questo caso il valore dei 20 centesimi a sinistra, che c'è una parte sul fondo, in realtà è la traccia sottostante del francobollo che va collocato in quel punto, oppure è, insomma, quindi sono delle caratteristiche che non nuociono certamente al francobollo. Ancora Somalia, allora valori, numero di valori, abbiamo già detto ce n'è uno mancante, abbiamo indicato anche 1935, 1938, la serie pittorica, questa è con dentellatura 14, non linguellata, quindi condizioni ideali per il collezionismo, senza di tracce di colla, che attenzione, non colla sulla gommatura naturale, ma di colla di una peccetta adesiva che andava a fermare il francobollo sugli album che utilizzavano un tempo i collezionisti. Non c'è traccia di linguella, quindi anche la gomma retrostante è a posto, perfettamente a posto. La, esatto, ne vediamo proprio un esempio in tal caso. La richiesta, attenzione, per quanto concerne questa serie di Somalia, 3.200 euro è la proposta numero 17, che può comparire e può apprezzarsi ovviamente nell'insieme anche di quel mancolista, filigrana corona. Il numero di valori che stiamo osservando è un numero di particolare importanza, perché guardate che bella serie, che buona densità proprio di, a livello di importanza, a livello di sviluppo. Allora, sì, teniamoli, facciamoli proprio scorrere e osserviamoli ancora con attenzione. 17 valori, signori, 18 la serie completa, 17 valori nella proposta. Chi sta chiedendo la qualità, l'andiamo subito a rappresentare, anzi a segnalare, attraverso la possibilità del certificato stesso, che vado magari ad accostare, così lo vediamo anche vicino, insieme perlomeno alla serie, un 40% di qualità. Il numero l'abbiamo già dato, lo ripeto per la nostra regia, la proposta è la numero 17, forse non l'avevo indicata, 17, 40% di qualità, 3.200 euro. 17 valori, ricordiamo la proposta. Sì, esatto, teniamolo nel dettaglio. Chiaramente il valore più importante è quello che viene presentato, più raro, è quello che viene presentato nella fotografia del certificato di qualità. 1930, attenzione, importante anche ricordarne. Su questa serie il riferimento è l'anno, chiedo scusa, 32-38, esatto, 32-38 è il riferimento dell'anno, forse ho detto 35, ma 32-38 per la proposta numero 17, quindi si intenda il 32 perché in realtà poi ci fu una distribuzione come prima emissione, ma va bene proprio questa forbice indicata esattamente in questo contesto.
Molto bene. Allora, torniamo pure a noi, grazie. Poi andremo a sfogliare anche il catalogo Colonie, che ricordiamo è presente come catalogo Colonie nell'insieme della nostra proposta legata, cioè all'immagine del mondo e della realtà formata proprio dalla catalogazione stessa. Quindi catalogo Colonia è un catalogo che troviamo indipendentemente proprio da quello che è il Regno e da quello che è la Repubblica, cioè un catalogo proprio a sé stante, e andiamo proprio a indicarlo in quel senso perché è giusto poter specializzare ulteriormente la propria collezione oppure avere la disponibilità di poterla valutare attraverso la massima completezza, quindi anziché un unico grande volume, è chiaro che è più bello poterne avere una distribuzione di certo tipo. Ricordiamo sempre una cosa molto importante a tutto il nostro pubblico, specialmente i nuovi telespettatori: la vostra scelta, la vostra conferma è conferma sempre in visione, quindi ciò che scegliete per vedere con calma a casa o passando a ritirarlo nei nostri negozi, la scelta della serie o di più francobolli, quindi sempre presuppone il fatto di poterli avere in visione. Li porteremo noi, saranno i miei colleghi a portarveli, li valuterete in tutta calma, non ci sono spese da aggiungere per spedizione, trasporto o accompagnamento nello stesso, e di conseguenza importante anche ricordare, una volta acquisiti, la possibilità eventualmente di un pagamento dilazionato. Andiamo adesso a vedere la seconda serie, quella relativa sempre alle colonie, parleremo di Libia e andremo a vedere sempre quella che ci dà la definizione di pittorica. Serie pittorica cosa significa? Significa, un attimo ancora prima di presentarla, significa poter andare a cogliere nella vignetta del francobollo, la vignetta del francobollo è quella parte, il disegno, no? Stesso, diventa pittorica quando c'è una rappresentazione di un paesaggio, di qualcosa legato quasi appunto all'ambito pittorico, non strettamente al ritratto del re, non strettamente un'immagine commemorativa, ma delle vedute. E in terra d'Africa e nelle colonie questo si prestava particolarmente proprio per questa specifica visione, per questo importante modo, diciamo, di poter interpretare questo ambito e questo specifico aspetto. Allora, andiamo a vedere a questo punto la serie, mentre, ecco, qui ovviamente non abbiamo assenze, diciamo, non c'è un mancolista, è tutta presente la serie, sono 14 i valori che andiamo insieme a considerare e li vediamo come sempre uno per uno. Vi sono alcuni bordo foglio, abbiamo dovuto ovviamente capovolgerli proprio nell'insieme e li vediamo con calma.
Bene, signori. Allora, Libia, serie pittorica senza filigrana, non linguellati, proposta numero 16, 1924. Per... Bella, eh? Dobbiamo dire, dal punto di vista estetico, di particolare importanza, dentellatura 14, in certificato troviamo il valore più raro, il francobollo più raro, il 55 centesimi in nero e viola, ne vediamo infatti il bordo foglio. Questo a dimostrare non l'avremmo, l'abbiamo messo, non so se li abbiamo già visti tutti, no? Sì, benissimo. Noi l'abbiamo collocato al contrario perché nella taschina ovviamente non può essere esposto il francobollo deve essere all'interno della taschina perché è maggiormente protetto. E allora l'abbiamo mostrato al contrario, ma questo per definire, meglio indicare che il margine, l'angolo addirittura, in questo caso è la fotografia riportata proprio sul certificato. 35% di qualità, 1000 euro, tondi tondi la richiesta per la proposta numero 16. Quindi andiamo insieme nuovamente a vederle e a valutarle. Anno di emissione 1924, poi vedete anche la seconda indicazione fino al 40, ma segnaliamo proprio anche quello che è l'anno di emissione dello stesso certificato che andiamo a mostrare. Serie da offrire a chi? Beh, indubbiamente a chi è appassionato di colonie. Guardate che bella questa immagine che fa riferimento a una divinità che troviamo addirittura nei musei vaticani. Quindi c'è una testimonianza legata, fortemente legata a dei temi storici come queste triremi romane. La Libia in questo caso viene giocata con un'immagine di riferimento alla romanità, un po' come accadde per le serie di Augusto. E la Libia in effetti fu custode di grandi vestigia del mondo romano, speriamo più o meno salvaguardate indipendentemente da quello che è stato purtroppo in questi ultimi anni lo stato della Libia a livello di guerre, di lotte intestine nel dopo Gheddafi, come dato di fatto storico. 1000 euro, diciamo, lo abbiamo annunciato, una bellezza che cosa significa? Intanto anche nella qualità stessa del francobollo, ma anche nello stato di nello stesso modus di rappresentare queste diverse vignette. Quindi abbiamo proprio un tema di particolare significato per le colonie italiane poste Libia. La Libia ebbe diverse emissioni a livello postale, Cirenaica, Tripolitania, poi venne unificata anche dal punto di vista postale, insomma ci sono stati diversi passaggi. C'è chi ad esempio colleziona soltanto i francobolli del territorio libico e quindi arrivando fino addirittura a Fezzan, che sarà il momento in cui passerà poi alla Francia durante la Seconda Guerra Mondiale, quando l'Italia perderà le proprie colonie. Allora, 1000 euro, signor. Ecco, ne abbiamo proprio un esempio nella cartina in piccolo, però nella differenziazione proprio di questi territori. Allora, andiamo pure avanti e andiamo a questo punto, andiamo a vedere il Ballomonté, visto che abbiamo parlato di Francia come Fezzan, andiamo a vedere il nostro Ballomonté che cercherò di recuperare immediatamente, se ce la faccio, per accostarlo e per portarlo alla vostra attenzione. Chiedo scusa al Vittorio Emanuele III, ma in questo momento lo mettiamo un attimo in attesa e andiamo a gustarci questa piccola lettera, leggerissima lettera, che però con giusta cura si può maneggiare, anche perché viaggiando su pallone aerostatico, in francese ballon monté, per superare nel 1870 l'assedio dei prussiani ormai su Parigi, e lì sarà la fine poi di Vittorio di Napoleone III, sarà costretto a fuggire in Inghilterra e la Francia dovrà arrivare a patti con la Prussia, famosa battaglia di Sedan. Assedio di Parigi,
I parigini rispondono all'assedio mandando questi palloni aerostatici al di sopra della linea di fuoco di chi ovviamente portava l'assedio, dei prussiani, e quindi arrivarono in luoghi anche molto lontani, addirittura in Norvegia si disperse un pallone aerostatico. Erano ovviamente portati con, vi era un pilota e alcune persone che accompagnavano i palloni aerostatici, ma la corrispondenza doveva essere leggerissima, veniva usata una posta non dedicata specificamente al pallone aerostatico, e l'origine del volo. È l'origine di tutto quello che saranno poi gli aerogrammi, anche i cosmogrammi, quindi la posta spaziale. Vediamola, quando ce l'abbiamo la presentiamo con immenso piacere, quando ce l'abbiamo riusciamo a presentarne magari una ogni tanto. Attenzione, vi indico subito che questo pallone aerostatico si chiamava Generale Urich. E questa lettera da Parigi, 17 novembre 70, per Montpellier, affrancata col 20 centesimi azzurro, chiamato poi assedio di Parigi, cioè il momento storico, proprio trasportata a questo ballon monté, le Generale Urich, tanto per dire alla francese. La lettera era essa stessa ripiegata, quindi poi vi darò anche eventualmente le dimensioni. C'è una frazione, andiamo, no, vediamola esattamente in questo modo, va benissimo, la valutiamo con attenzione, c'è una parte che anche nel certificato appare dove questa lettera è leggermente strappata in alto a sinistra, questo non lo impedisce di rendere un apprezzabile 65% di qualità, pensate, nonostante quella traccia che non è stata successiva, probabilmente nel momento dell'apertura, e quindi come tale ha mantenuto un bel 65% di qualità con una richiesta di 1820 euro per il ballon monté. Poi parleremo di volo anche per l'Italia, ma non anticipiamo i tempi. Proposta numero 24, anno 1870. Allora, attenzione, perché la documentazione di questa corrispondenza è quanto mai singolare. Per alcuni nostri telespettatori sarà qualcosa di conosciuto, ma anche per loro in realtà ci sarà una sorpresa in più nella stessa valutazione. Bene, la stiamo vedendo. È un fermo, giusto? Posso? Benissimo. Allora, vieni pure qui tra le mie mani a vedere la busta. In realtà è una lettera ripiegata, cosa che accadeva anche nell'Ottocento, ad esempio anche per la francatura del Penny Black. Se io la vado a voltare e la vado ad aprire, vedrete che non vi è la busta, ma direttamente la lettera interna. Lo faccio con cura, lo si può fare, ripeto, questa parte lacerata era già nell'origine stessa, non è stato un incidente successivo, c'è il timbro che fermava anche l'indicazione dell'anno, vedete 27 novembre del 70 come ricezione, perché venne ricevuta a Montpellier. 17 novembre Parigi, arrivo a Montpellier. Sempre in Francia. La riponiamo, sì, possiamo rivedere nuovamente il fermo, ti prego, se è possibile, usiamo il fermo immagine di prima. Benissimo. E voglio ritornare con te, caro Alberto, alla telecamera, cioè ai diversi certificati. Intanto in questa pagina troviamo una fotocopia della stessa lettera e vedete la lacerazione in questione. Sul rovescio del certificato troviamo la stessa lettera fronte e retro, la stessa lettera, certo, non busta, la stessa lettera fronte e retro,
Ma attenzione, abbiamo una doppia certificazione, questa è quella della filografia, la parola scritta, riguardante lo stesso repertorio, 35-2014, 35-2014, allegato 1. Allora, nella prima si va a specificare qualità e fotografia, diciamo, della parte che vi ho mostrato, con le caratteristiche tecniche. Periodo storico filatelico, Parigi, data, luogo di arrivo, mittente Auguste, Madame Gout e la destinataria, assedio di Parigi, caratteristiche anche della lettera, come è stata redatto in grafia minuscola, documentaria, personale XIX secolo, impronte di posta, l'unica cosa che non abbiamo fatto è la grafologia, che ha un suo senso dell'interpretare come uno scrive, ma questo diventava un termine un po' troppo esagerato, potremmo dire. E contesto storico e anche della sede di Parigi. Qui abbiamo l'aspetto tecnico che ne attribuisce le diverse qualità e punti di qualità e in basso note aggiuntive, catalogo, forum, insomma tutto quello che concerne anche l'argomentare questo. Attenzione, prossimamente si parlerà di volo con delle particolari dispense, dei particolari volumi, non vi anticipo nulla al momento, ma ci sarà una giusta collocazione per ciò che magari state scegliendo. Ecco l'allegato che porta esattamente alla traduzione della lettera. Guardate come in quelle piccole dimensioni Qantas, puoi avvicinarla perché non sono, ovviamente non è una cosa riservata, traduzione della lettera trasportata. E attenzione, il generale Ulrich fece il primo volo notturno come pallone aerostatico. Quindi ci sono, vedete, il giorno prima i prussiani avevano sparato sui civili che stavano raccogliendo gli ortaggi dai piani di Vondy, morti e feriti, quindi insomma una lettera anche di certa dramma. Però guardate quanto nella traduzione, guardate le doppia pagina, quasi completa, di quello che fitto fitto è stato scritto sulla corrispondenza stessa. 1820, vedete ovviamente l'annullo, i timbri di viaggio, Pont-Neuf, insomma una bella importante documentazione da dedicare ed aprire al nostro pubblico, da riservare al nostro pubblico. E ne parliamo subito, ne parliamo subito. Saluto la nostra Cristina, grazie, che ci segue, Bene, benissimo, da Varese. Un saluto a Cristina da Varese, grazie per essere con noi. E tua omonima, Cristina, Benissimo, benissimo. Allora, vediamola ancora, certamente, ci tenevo proprio a segnalare quell'incidente di percorso, no, adesso non è stata una fucilata, i palloni volavano al di sopra del tiro della fanteria e non credo si usassero i cannoni per abbatterli, non era esattamente la contraerea, no? Quindi fu anche un momento molto drammatico nella lotta, nelle guerre veramente dell'Ottocento, grazie al cielo. In questo millennio, al momento, in Europa nulla accade. Quelle commerciali sono all'ordine del giorno, ma questo accade da sempre, signori. Poi non parliamo di guerre commerciali. Esistono, ma... Benissimo. Allora, la stiamo ancora valutando. Nello stesso tempo voglio darvi modo di poter apprezzare quello che abbiamo segnalato come primato italiano. Non snobbate, signori, la posta aerea italiana, perché il primo, e non lo fate, lo so, perché il primo esperimento, il Penny Black del cielo, non dello spazio ma del cielo, è questa coppia a 150 euro che adesso andrebbe in qua. Mi dai la 2 un attimo, Alberto? Perché così andiamo, la busta è qui, la lasciamo al nostro centralino, è una sola chiamata, chiaramente quella che stiamo offrendo. Adesso, primo esperimento di posta aerea al mondo, celebrato nel maggio dell'anno scorso, è stato esposto in centro città Torino proprio un aereo del tipo che fece questa trasvolata, l'espresso viene preso, per l'interno viene timbrato, l'espresso per l'esterno o estero verrà utilizzato per la seconda volo
le secondo esperienza di posteria, Napoli, Palermo, Napoli. Vediamoli. 150 euro, signori. Mi raccomando, io qui ho un'indicazione. Allora, io non ho quantità indicate. Quando non mi indicano le quantità, dice Alessandro, prendine una sola. Giusto, Cristina? Sì. Bene, allora, 150 euro, la proposta numero 14, Regno d'Italia, 101 anni fa, 101 un mese, perché fu a fine maggio, 1917, il primo esperimento, tra l'altro non linguellato, quindi sono a regola d'arte, Torino-Roma, Roma-Torino a sinistra, e il secondo, Napoli-Palermo-Napoli con idrovolante, il secondo, 25 centesimi, il secondo viene sovrastampato perché l'espresso per l'esterno aveva un diverso valore, quindi entrambi da 25, viene mantenuto il... la dicitura è centesimi 25 e viene sovrastampato il successivo. A 150 euro, mi raccomando, signori, pubblicatissimo, e questo dovrebbe, per chi sceglie, io voglio non una collezione tutta legata a, ma faccio il passo di scelta legato a questa realtà, ecco, è quello che va fatto. Cioè scelgo le importanti realtà, scelgo il Penny Black, scelgo il primo esperimento post-aerea, magari scelgo un cosmogramma, insomma mi muovo su questa realtà, scelgo la prima della Floreale del 1901, insomma per capitoli di giusta importanza. Allora, qui signori, cognomi mai, nomi con massima discrezione. Però il nostro abituale pubblico, se già lo possiede, per carità, non andiamo a insistere, ne ho già una coppia, va bene. Ma chi non li possiede, il comandante che pilotava, ma benissimo, il comandante che pilotava, De Bernardi, benissimo, Posso stare insieme ai Franco Bolli, non sono un comandante, pilota al limite della nostra trasmissione, se possibile insieme a Franco Bollo, ovviamente, in modo insieme ai due valori, perché qui io mi chiedo, allora, tanti nomi di battesimo, il signor Marco, il signor Ignazio, il signor, adesso non ho ben presente se già posseduti o meno, tanti nomi mi vengono in mente, ecco questo, non mancatelo. A 150 euro non mancatelo, perché è un'importante testimonianza, perché è una testimonianza italiana nel mondo. Per la prima volta un francobollo porta una descrizione di questo genere. Poi verranno fatti i francobolli di posta aerea, ma successivamente. Ecco perché a 150 euro il primo e il secondo. Cioè, ma a me manca il secondo. Lo chiedete come mancolista e ci attiveremo. O il secondo non è il primo. Benissimo, lo possiamo fare. Ma chi non ha né uno né l'altro, 150 euro, lo so, sembra che sto insistendo su 1500 euro. Rispettiamo quei 150 euro, voglio che siano spesi bene, diciamo così, impiegati bene. Ecco, qui è un modo che mi sento veramente di suggerire. Torniamo a rivederli nell'insieme, perché abbiamo da aggiungere a questa realtà, abbiamo da aggiungere qualcosa di particolare. E qua voglio vedere un po' quello che succede. Voglio vedere un po' quello che accade, signori. Visto che abbiamo parlato di aerogrammi, vieni con la 2, ti prego.
Volo di andata da Torino a Roma. Volo di andata, ho tre buste, ma è un lotto unico. Tre buste, una sola chiamata, non le separo. Volo di andata. Vedete, Torino, Roma. Volo di ritorno che tornava al Circolo Filatelico Italiano, Corso Vittorio Emanuele 67, Torino. Quindi volo di ritorno Roma-Torino, ne vedete anche i timbri ovviamente, posta aerea, e via aerea, anzi posta aerea, sì. Vediamo anche l'altro, il secondo. Eccoli, me li fai vedere tutti e due assieme poi? Tutti e due assieme, ti prego. Napoli-Palermo-Napoli. Volo di andata, volo di andata, eccolo, tutte e tre, questi annulli, si dice, beh, beh, è usato, questi annulli sono importanti, perché ovviamente fu la corrispondenza trasportata in quelle importanti realtà, poi vediamo bene anche il terzo, è benissimo. Allora, eccoli qua. Idrovolante Napoli-Palermo. Mi manca il Palermo-Napoli ritorno. Quando lo troveremo andremo a presentarvelo. Ma intanto giungete per primi. La richiesta, signori, e se volete aggiungere a 150 euro i due precedenti, fareste cosa giusta? Fareste cosa giusta qualora non ancora scelto? La proposta che andiamo a offrirvi dopo il primo e secondo esperimento, i due valori che troviamo qui appunto su busta, per tutte e tre le buste 285 euro è la proposta numero 25, 285 euro. Una chiamata soltanto, le abbiamo diciamo costruite apposta, prese dai nostri archivi e collocate apposta, sì, ti dico subito il numero, proposta numero 25. E signori, a 435 euro andare ad aggiungere anche i due, ripeto, se già non posseduti, se non posseduti i due valori, quelli, i due francobolli in più, sommando 285 più 150. Ma comunque, badiamo un attimo a questa possibilità, badiamo un attimo a sai dove. E allora teniamole, no, quando mai abbiamo visto buste così? Sto alzando quasi il tono su 285 euro, ripeto, per utilizzare al meglio questa possibilità. I 285 euro, signori, nell'ambito del collezionismo non dicono niente, ma rispettiamo i 285 euro, ma rispettiamo anche la storia, vedete la data, 25-17. Ci fu mal tempo, eh? Era maggio, non era giugno, come adesso. Ma ci fu mal tempo, il volo venne rimandato. Ricorsi e ricorsi della storia. E quindi il modo e la possibilità di entrare nel vivo di queste buste che intanto stiamo... Perfetto, perfetto. Guardiamoli ancora attentamente. Un bellissimo stato di conservazione, tra l'altro. Ricordiamo una cosa, signori. Non per forza vi era missiva all'interno. Dai, Paolo, vieni un attimo in diretta. Scusami, sì, non potevi saperlo.
Non per forza, cioè la busta era una testimonianza, quasi un atto notarile, chiamiamolo così, di viaggio, di testimonianza di timbri, di francobolli. Non è che c'è dietro c'è una lettera, mia cara, ti giungerà a te. Quella del Ballo Montè doveva dare delle notizie importanti. Qua la notizia stava proprio in questa realtà, quindi l'indirizzo non era un indirizzo fittizio, era di chi magari la chiedeva di avere una busta di questo genere. Circolo filatelico, non è che bisogna dire buongiorno circolo filatelico, il volo è andato bene. Busta chiusa, vedete? Ma all'interno non c'è una lettera. E questa è la testimonianza. Non è che dobbiamo per forza andare a trovare, in alcuni casi può esserci. A volte i piloti stessi se la indirizzavano a loro stessi. A loro stessi. Mi raccomando, signori, io sto insistendo perché siamo di fronte alla prima realtà al mondo. E quella parola che non so più come dire, ma che vi dico, cioè collezionata nel mondo, non so più come dire perché sembra sempre, no, una parola esagerata, una... Quindi, mi raccomando, io ne ho una sola di chiamata, io di questi ne ho uno solo, ho una sola possibilità, a 150 euro solo una possibilità. Li cerchiamo, ne avremo, vedremo, ma intanto mi è stato segnalato dalla nostra direzione, c'è una chiamata, se giungete in seconda prenderemo nota, ma qui ho una chance, una sola. Vedano anche in visione le buste. Dai Alberto, sono bellissime. Questa è la proposta 14. Cioè, io vi prendo dei testi che sono, vi fanno vedere la pubblicazione di quello che stiamo vedendo. Alcune volte abbiamo presentato una cartolina, no? Di un unico viaggio, una cartolina magari del ritorno della posta aerea Palermo, una cartolina che ha suo valore, ma qui ne abbiamo tre, cioè abbiamo tre tragitti su quattro, la quarta non l'avevamo, se no l'avremmo presentata. Ma è importante questo, signori. Quindi... è importante perché dico importante? Perché, ripeto, sono pietre miliari. E il prezzo che noi diamo e offriamo non è un prezzo, dici, guarda, è qualcosa di... non è un valore aggiunto. Sappiamo che hanno questa importanza, però dobbiamo rimanere coerenti con quelle che sono le scale di prezzo, indipendentemente dal fascino della storia di questa realtà. Quindi, mi raccomando... Grazie, allora Cristina lo vado a escludere, perché io so di averne una sola chiamata, mi è stato segnalato, certo arriva una seconda, la mettiamo in lista d'attesa. Benissimo, ecco, questo è molto saggio come scelta. Alberto, bravo Alberto, come va il trasloco? Finito, io ho ancora gli scatoloni del... Allora Alberto, stanno bene, tutto ok, Antonella, insomma nel suo percorso un saluto carissimo. Alberto, so che il pomeriggio forse un po' vi manca, anche a me manca, ma era un fatto di salute. Il medico mi ha detto, Alessio, sto scherzando sul medico, poi c'è 6 ore, che stanno diventando un po' troppo, 6 ore di diretta, più o meno 6 ore. No, un fatto di salute lo dico io, ma grazie per seguirci, l'orario estivo sono nelle serate, quindi seguiteci sempre. Bellissima scelta, Alberto, mi fa molto piacere, molto molto piacere. Vado subito a escludere qui veramente una sola chiamata e sull'altra una sola chiamata, no, non prendiamo, giusto Cristina, con la chiamata di Alberto non prendiamo nemmeno una seconda possibilità, perché questa Alberto sono sicuro che non le lascerà, sicurissimo. Allora, andiamo avanti. Cosa facciamo vedere? Mi fai rivedere un attimo il Ballo Montè, così vado a mettere, vado a escludere la proposta legata, eccolo qui, alla nostra offerta. Scusate, alla nostra, questa è la proposta appunto precedente che andiamo nuovamente e un attimo a valutare insieme. Mentre ringraziamo anche, se possibile, il nome di battesimo, Cristina. Signor Riccardo, un caro saluto e grazie e complimenti per la sua scelta.
Ah no, ma scusate, no, proprio devo togliere un attimo dalla... insomma, ho dovuto aprire il nostro cavo di studio che era un attimo incastrato. Dobbiamo oliarlo, dobbiamo oliarlo. Allora... Intanto Ballo Monté, mi raccomando, state con noi perché parleremo ancora di buste, ad esempio... poi torneremo a parlare, anzi parleremo poi di Penny Black, ma la visione legata, vi faccio vedere una busta degli antichi stati, signori, molto interessante. Disponibilità questa sera, ad esempio, il Lombardo-Veneto. Io la trovo, mi passate il termine, anzi cominciamo con una, vediamo un governo provvisorio di Modena, perché anche questo è veramente degno di segnalazione. Governo provvisorio di Modena. Ecco, cercare di abituarvi, di darvi la possibilità nel collezionismo, grazie, se si viene pure con la 2, anche della parola scritta, attenzione in questo caso delle buste della corrispondenza, ha la sua importanza, ecco l'invito che proprio vogliamo portare al nostro pubblico. Allora, la vediamo subito, passerà all'attenzione perché... È una scrittura, io dico volitiva, ma non siamo qua a fare i grafologi, che è una scienza, se non esatta, però è un'attitudine importante nella psicologia, un aspetto importante della psicologia. Province, francobollo, delle province modenesi, governo provvisorio, Modena, governo provvisorio, 20 centesimi ardesi a subusta, siamo nel 1859, ci si stava organizzando per appartenere all'Italia, per entrare, per formare l'unità d'Italia, ecco il termine governo provvisorio, ecco perché andiamo a indicare, dovendo dare una definizione, Italia periodo antico, lo indichiamo in questo modo. Comunque Modena, governo provvisorio. La proposta era numero 20, la richiesta è di 600 euro. Allora, curiosa anche la collocazione, vedete sulla sinistra firme di autenticità ulteriore, sulla sinistra, diciamo di sotto, a lato del francobollo. Ne abbiamo chiaramente gli annulli, busta viaggiata, ma di particolare fascino a mio avviso. Vedete anche la datazione. La data, scusate, del timbro è stato analizzato, era di novembre 59. E anche per l'Italia, periodo antico, gli antichi stati, l'appartenenza e l'idea. Salutiamo Erika poi quando sarà con noi, ovviamente Cristina mi darà informazione, perché un grazie anche a lei e a Roberto, abbiamo il nostro, come possiamo definirlo Roberto? Ecco, allora, Erika logistica televisiva, Roberto logistica interaziendale e quindi lui va a ficcare, il nostro Roberto va a ficcare il naso ovunque possa trovare nei nostri archivi, c'è a Torino la notte degli archivi, comincia oggi e finisce domenica, è molto interessante, vengo a Torino ma... allora, scusate, parliamo della nostra sede. Allora, 600 euro proposta numero 20, 1859, una chiamata soltanto, è in... Benissimo, benissimo. Ah, voglio gustarmi la bellezza anche di questa corrispondenza. Allora, andiamo un po' nell'ordine. Guardate la maestria, è qui tra le mie mani, così ne vedete la proporzione, La proporzione. Poi andiamo ad aprire
Guardate che la calligrafia, stasera sono affascinato, dice, ma dovresti vendere francobolli, Alessandro, eh? Dovresti vendere francobolli. Ma mi piace anche mostrarvi quello stato di conservazione che i vostri occhi valutano e vedono. No, no, va a frizzare, mi lasci un attimo la corrispondenza intera, ragazzi, perché sennò vibra un po' l'immagine. Però. Ovviamente si seguono sempre le pieghe. La ceralacca per fissare, per chiudere, l'apertura magistrale della stessa, chiaro, ha avuto, dovuto essere aperta in questo modo, ma l'apprezzamento di 600 euro, sì signori, assolutamente, ma per un pezzo di carta, beh, prendete un papiro dell'antico Egitto, prendete un assegno con scritto milioni e milioni, è un pezzo di carta lì in quel momento. Non rendiamo tutto così semplicistico, però l'importanza, grazie, bellissimo, della collezione sta proprio in questo. Voglio invece mostrarci, voglio ancora mostrarvi una realtà legata. Prezzo 600 euro, signori, esattamente, esattamente. Ci sono telespettatori che collezionano Parma, collezionano Modena, collezionano Mir, ecco, anche a loro mi rivolgo. Anche a loro mi rivolgo. Ecco qua il proclama del governo provvisorio di Modena, Reggio, eccetera. È ovvio che si andava in questo caso a prendere Parma, Piacenza, Guastalla, tutti si estendevano a realtà famose e storiche anche in epoca napoleonica, ma qui l'Italia si sta formando, dal vivo proprio si sta formando. E Verona era Lombardo-Veneto, signori? Però partiva da... Bene, allora, andiamo ancora a vedere la successiva perché è da una vita, letteralmente una vita, forse qui, vero? E credo sia qua. È da una vita, l'ultima me la ricordo, saranno almeno, no, una vita non esageriamo, ma saranno almeno 8 mesi fa. Quasi un anno, anzi. E vediamo... Quella dello Juvarra, che non fu lo Juvarra architetto, ma fu un grande, era il nipote, il pronipote di Juvarra, ed è considerato uno dei più bei francobolli, quella serie di del Re Nasone di Re Ferdinando, con appunto le due Sicilie. Vediamolo, questa busta affrancata, destinazione Trapani, come possiamo vedere, due grana, Palermo, Trapani, e la bella qualità della stessa, due grana azzurro su busta, Ferdinando II, Regno di Sicilia, 1859. Signori, 225 euro. Per la proposta numero 19, una sola chiamata. Quindi un excursus sugli antichi stati, sull'Italia periodo antico nel mondo, nella proposta precedente. Ecco, è molto importante questa inquadratura perché l'annullo, sì, sono d'accordo, però tieni un attimo il francobollo. Intanto vedete con quale caratterizzazione viene fatto questo busto che ricorda un antico filosofo, un imperatore del mondo romano, e oltretutto l'annullo del francobollo con questa cornice, diciamo a ferro di cavallo rovesciato, che vado proprio a indicarti un attimo, posso? No, dove sono io? Scusami, no, ero io nella... Eccolo qua. Vedete che non andava assolutamente a deturpare il volto. Quindi
l'annullo non veniva posto sul volto ma sulla cornice, studiato apposta sempre dallo Juvara per poter apprezzare, far apprezzare il volto di Ferdinando II. Una bella serie da tempo che non vediamo, che avete confermato un paio di volte, l'ho potuta presentare e, l'avete confermata subito, quasi subito. 225 euro. Anzi, tra l'altro, credo proprio, se il signor Angelo l'ascolto, faccio un saluto, credo proprio che la serie la scelse lui. E questa è su busta. Il due grana azzurro su busta. Per quanto concerne Modena, signori, su Modena, vi voglio mostrare, intanto la vediamo, vediamola tutta, vediamo ancora questa busta. No, cerchiamo dov'era. Mi fai rivedere un attimo Modena, il governo provvisorio di Modena? Venne valutata dal grande dottor Enzo Diena in data 31 gennaio 1985. 1985 venne espertizzata dal dottor Enzo Diena. Con la descrizione precisa delle diverse, sì, vedi in alto, dei diversi annulli. I 20 centesimi ardesia le abbiamo dichiarato e quindi questo va ad accompagnare la proposta, esatto, il numero 20 a 600 euro. 600 euro. Grazie. Teniamola ancora un attimo. Sì, andiamo a vederla ancora un attimo nel dettaglio, volentieri. Ma direi verso le 22.30 su Penny Black, no? Visto che le richieste giungevano proprio in merito a questa proposta. Ah no, subito? Lo vediamo subito, lo vediamo immediatamente. Non prima però di aver mostrato quella Tripolitania del 1925 con dentellatura 11, l'avete visto, se l'avete già l'ascolto in apertura, nel sommario, ed è il Giubileo 1,25 lire, dentellatura 11, non linguellato, 1.750 euro per la proposta numero 15, sovrastampa Tripolitania. Busta ancora, Magram. Sì, grazie. Una sola chiamata, certamente. Al centralino volentieri, molto volentieri.
Allora, buste da vedere e da valutare. Guardatele con attenzione, signori, perché tra poco, poi, quando parleremo dei singoli francobolli, vi verranno, rammenterete questa realtà. Allora, facciamo un dono che riusciamo ancora a mantenere come abbiamo fatto in passato, e cioè, la voglio qui così la vedo meglio. Per quanto concerne la Gran Bretagna, andiamo a vedere due buste che sono legate al Penny Red, quindi 1841 e 1854, perché nel 41, un anno dopo, viene sostituito fino all'esaurimento, ovviamente, però entra il Penny Red, che è chiaramente il non dentellato che andiamo a vedere a sinistra. Sì, esatto, le mettiamo una accanto all'altra. Mentre il Penny Red dentellato è il primo francobollo dentellato. Quindi il secondo francobollo al mondo, Penny Red non dentellato, il terzo in realtà, perché prima ci fu il Two Pence. Penny Black, Two Pence e poi Penny Red. Il primo dentellato è il Penny Red, appunto, con dentelli. E vediamole tutte e due, le stiamo vedendo, andiamo a vederle anche nel dettaglio. Sono la proposta su busta. Esattamente, grazie Cristina. Allora, la proposta, noi li possiamo dare singolarmente, attenzione, singolarmente, ma se scriverai 7 e 8, se la nostra regia, il nostro Paolo è così gentile di farlo, 7 e 8, potremmo fare ovviamente una proposta per entrambe a 270 euro, giusto Cristina? 7, 8, 270 euro. Vediamole singolarmente. Eccole! Quindi, quale qui vedete, ad esempio, in questo caso c'è un piccolo foro. Non è, guardate, non è assolutamente, se non era giusta, corretta, non si presentava. Assolutamente valida, destinatario Londra. Avete in questo caso il terzo francobollo al mondo, dopo il Penny Black e dopo il Two Pence. Avete il primo francobollo dentellato 1854. Quindi abbiamo detto 1841 e 1854. Chi mancante di uno di questi le può chiedere singolarmente. Singolarmente. Abbiamo, attenzione, qualche disponibilità, quindi possiamo accontentare più una chiamata. Cosa significa? 5 in un caso, 6 nell'altro. Quindi mi raccomando, la proposta però potrebbe essere quella di unire tutti e due. Tengano ben presente, perché continuiamo, procede nuovamente questa possibilità proprio di valutazione nell'insieme dell'origine stessa, il famoso Penny Black e i suoi fratelli, come amiamo indicarvi. Il timbro è il timbro Croce di Malta, lo vedete, nero, che sovrapposto all'effigie della Regina Vittoria, la Regina Vittoria voltata verso sinistra, non va a, in un certo senso, non va a deturpare il volto, si sovrappone chiaramente, ma non va a deturpare il volto. Bello anche il taglio del francobollo. Sei stato impietoso, potevi scegliere un'immagine più bella però, Paolo, e voltata verso sinistra, Dici, ma solo quello ho trovato, non è che ci sono tante fotografie. Ma qui è una giovane Regina Vittoria, è una giovane Regina Vittoria. C e A sono le coordinate, in questo caso attenzione non saranno uguali a chi arriva in seconda o in terza chiamata, e appunto Croce di Malta, l'annullo del francobollo stesso. Interessante ricordare, bravo, questo è un dipinto che gli rende maggior giustizia, magari un po' di parte, ma va bene. Il interessante, cosa notate in tutto questo, signori? L'assenza di cosa?
Sì, dentellatura, poi? Non c'è scritto Gran Bretagna, non c'è scritto Inghilterra, non ce n'è bisogno. Non ce n'era bisogno. Universale, francobollo universale, Poste, era sufficiente quello. Non c'è bisogno, cioè, guarda, talmente importante che non c'è bisogno di nessuna indicazione. Se non one penny col punto finale. Vediamo anche l'altra, così vediamo anche come è costruita l'altra. Sono passati diversi anni e finalmente le macchine possono punzonare la pagina con i diversi francobolli. Cambiano. Grazie. Grazie, io continuo la presentazione. Entrambi chiedono singolarmente uno l'altro. I 2,70 è data la somma del 7 e dell'8. Quindi nessun torto, nessun altro. Ma io se ne prendo due sconto, signori. A 175 euro e a 95 euro ditemi voi quale margine o quale. Cambiano i timbri, non c'è più l'annullo con Croce di Malta, sono passati 14 anni dal primo francobollo, la Regina Vittoria, però il francobollo mette i denti, anche qua come un nostro claim, no? Un nostro slogan, il francobollo mette i denti, in realtà fu una bella frase indicata da Diena in una presentazione di un volume dedicato alle Poste. E questo lo troviamo nella corrispondenza che vediamo proprio con la situazione di Birmingham in questo caso. Parliamo del prezzo di entrambi, poi andiamo a vedere un'altra busta, bellissima. Allora, però anche qua, scusami, qui ho una disponibilità sola in questo caso, per questo Penny Black su busta. Va bene come distanza per te, vero? Posso? Questo è bellissimo, cioè è stato portato a un prezzo diciamo standard, ma qui dovevano valutare probabilmente la bella qualità di questa proposta, perché una sola chiamata, Cristina, una sola chiamata per la proposta numero 6, per favore, dico Cristina ovviamente, sì. Benissimo, benissimo, lì siamo un attimo più tranquilli, scendiamo a 4, scendiamo a 5, però un attimo più tranquilli, anche perché ci tengo a dare esattamente questo. Allora, guardate quale fu l'incubo di Sir Rowland Hill, il fatto che i timbri venissero lavati e il francobollo riutilizzato o perdessero la loro forza. Questo non è un francobollo riciclato, il timbro Croce di Malta rosso si intravede, ma diventa più evanescente mostrando, è un francobollo, è una lettera che hanno viaggiato, quindi annullato, timbrato, ma mostrando perfettamente, mi stai un attimo ancora sul francobollo, scusami Alberto, la sua perfezione, lettere KL, una chiamata sola e solo questa, a 650 euro. Per questo Penny Black, il primo quindi, su busta, siamo nel 1840, la proposta è la numero 6. Numero 6. Allora, toglietevi il piacere e la soddisfazione di avere almeno il primo francobollo, il Penny Black, annullato o meno, dipende da voi, e su busta. Toglietevi questa soddisfazione, signori. Il mondo, tutto il mondo della filatelia ha un unico antenato. Non che noi esseri umani ne abbiamo tanti, non sono moltissimi alle origini, così ci insegnano. Anzi, molto probabilmente un ristrettissimo numero di persone. Cioè, ma nell'umanità. Sì, ma l'origine.
E si parla di razza umana, chiaramente, si deve usare il termine razza, razza umana. Allora, stiamo nella... però pensiamo alla filatelia e andiamo alla possibilità di scegliere il penny black a 650 euro, magari pagabili anche nel tempo. Quindi mi viene più comodo dilazionarlo, benissimo, lo si può fare, assolutamente sì, è possibile farlo. Non ci credo, Cristina. No, lo so che... molti lo attendono, lo state vedendo questa sera, lo state scegliendo questa sera, avete la possibilità questa sera di sceglierlo. In certe occasioni vi ho portato delle immagini... sì, qui arriviamo... sarà stato decorato chi ha fatto questo disegno, non mi sembra una foto, però c'è Paolo che si sta sbizzarrendo su tutte le forme possibili della Regina Vittoria, non me li distrarre. Allora, vieni a vedere, guardate eccolo qua, e andiamo a valutare e vedere anche il retro della busta stessa, che è questa. A 650 euro, signori, per la proposta numero 6. Le cose che vi sembrano, ma sai, allora mi dai un attimo, mi fai entrare nella scena? Perché queste sono, signori, le pietre miliari. E qualcuno dirà, sì, ma se ne sente parlare, se ne sente parlare un certo... Sì, ma se ne sente parlare, gli inglesi hanno rifatto un museo. Lo faccio vedere ogni volta che presento il Penny Black, hanno rifatto un museo dedicato al Penny Black. Cioè sono quelle cose che dici, guarda, sì, lo conosco, non ho mai scelto, però c'è, mi sembra facile, sia a portata di mano, quindi prima o poi magari lo prenderò. E intanto state lasciando a 650 euro la prima, il 1840 all'origine. Due cose non devono mancare, due cose. Un penny black, poi che sia annullato o meno, che ha valore, apprezzamento anche annullato, che sia linguellato o meno, che sia con filigrana o meno, valuterete voi in base alle vostre forze, in base al vostro budget, ma un penny black è un penny black su busta e possibilmente la famiglia dei penny black sono 5 francobolli e 5 buste, signori. Quindi, ma il penny black in particolare, i 650 che stiamo vedendo, lo dico non solo ai nuovi telespettatori che cominceranno a immaginare, ma lo dico anche a chi, attento nel seguito, non ha ancora scelto, si è dedicato a tantissime belle serie, a certi periodi storici importanti, a buste o meno, a serie o singoli francobolli, ma non ha ancora scelto. Bella forza, Alessandro, ma dove posso collocare questa busta del Penny Black? Dove? Noi un'idea l'abbiamo avuta, è un'idea che portiamo avanti già da un po' di tempo, che vi proponiamo centellinata, che nei filmati che vedete alle mie spalle addirittura compare in vetrina, nei nostri negozi Torino, Milano, Roma e Verona, e che io ovviamente ho qua, che è il famoso album del Penny Black, quello che adesso andiamo a vedere e che andiamo ad offrire con una particolarità, signori. Prima andiamo a sfogliarlo. Cioè sì, l'ho già visto l'altra volta, mi era un po' sfuggito, si apre, noi amiamo molto le chiusure pratiche con... magnete, quindi non ci sono strane, si apre, ma ben aderisce, premiato per la veste grafica, esclusiva Bolaffi, esclusiva Bolaffi, porta certificato all'interno, album che racconta, perché ancora non l'ho narrato, sarò breve, ma
racconta la storia di Penny Black. Pagare meno, aspetta, no Paolo, no, 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 aspetta. Pagare meno, pagare tutti. Prima si pagava soltanto chi riceveva la corrispondenza. Sapete quanti non l'accettavano? Penny Black, la Monna Lisa dei francobolli. La Regina Vittoria. L'era industriale. La Gran Bretagna pragmatica e innovatrice con tutte le diverse sue colonie, i suoi territori. 6 maggio del 1840, esce qualche giorno prima, perché ci fu addirittura il 1° maggio una prima emissione, contrariamente alle regole, i precursori come i Cavallini di Sardegna, i precursori timbri a secco per l'Italia ad esempio, ma la Gran Bretagna ci supera. La Treasury Competition, un progetto che il Ministero delle Poste decide di utilizzare con Sir Rowland Hill, che dice facciamo qualcosa che al solo costo di un penny, ecco Rowland Hill, ecco Patrick Chalmers, perché ci saranno diverse persone, cartolina d'epoca, che giocava un po' su questa rivalità, chi l'ha inventato come incisione. Treasury Competition, grandi anche artisti, incisori partecipano e mandano a questo concorso i loro diversi simboli. Ma alla fine Rowland Hill troverà troppo difficili riuscire a fare tirature per soddisfare tutte le necessità di quel bollo, di quel dazio che andava pagato, di quella tassa che andava pagata e che doveva portare un suo segno. Ed ecco che prendendo la medaglia Wyon crea, con un bozzetto non molto felice a livello di disegno, ma era importante l'idea, crea semplicemente il profilo della Regina Vittoria. Un penny, postage, non c'è bisogno di scrivere Gran Bretagna. Gli uffici vengono informati di questo, si spiega come poterlo utilizzare, come annullarlo per il viaggio, perché così non si andava a evadere l'erario riutilizzando il francobollo. Ecco la croce di Malta, nera o rossa. Quindi il procedimento di stampa, ecco il primo Penny Black. Questo diventa un libro album dove all'interno, non andiamo ancora a vedere, questa è soltanto una traccia che abbiamo all'interno, può essere collocato il primo Penny Black, dove c'è lo spazio per collocare una busta del Penny Black e quindi arrivare a fare una vera e propria collezione. Andiamo ancora avanti. Le istruzioni per l'uso, l'utilizzo dei fogli dove lo schieramento alfabetico veniva considerato con quelle lettere che abbiamo visto anche nel Penny Red, lo spazio occupato nella verticale e nell'orizzontale, nelle ordinate e nelle ascisse, anzi ascisse e ordinate. Il taglio che andava fatto con forbicioni, con dei tagliacarte, il più preciso possibile, pensate che l'impegno e la fatica. Il primo della classe dedicato esclusivamente alla regina, alla corrispondenza alla regina. Il non emesso dedicato al principe consorte. Il blu ritardatario, uscì poco dopo, doveva uscire in contemporanea, copriva un porto più ampio, 2 pence. 1 penny, 2 pence. La busta per poterlo collocare all'interno. Li vediamo, sono 5, signori. 5. L'intero postale, cioè francobolli e lettera, per l'oceano non ebbe grande fortuna. Il rosso, ecco che arriviamo a quel Penny Red ed ecco che arriviamo, signori, alla busta. Qua potrebbe essere inserita in questa taschina quella busta che abbiamo visto, quelle che avete scelto adesso ad esempio, quelle 2 conferme fatte o quante sono, io ho perso il conto, ma lo sta tenendo il nostro centralino. Giriamo ancora pagina, questo è il primo album filatelico del mondo, 1, 2, 3. Così chiamato, Penny Black, Penny Red e 2 pence, primo album filatelico del mondo. E poi anche il 2 pence verrà sostituito con delle linee bianche per il timore delle falsificazioni, spazio per la busta del 2 pence, addirittura pubblicità che accompagnavano il Penny Black,
Scarsa fantasia, li abbiamo presentati martedì. Scarsa fantasia, ma importante anche a livello di quotazioni, il 5, il 20 e 40 centesimi rosa, Vittorio Emanuele, secondo. La prima emissione di Sardegna, che verrà considerata la prima emissione italiana. Chris, ma arriva diretta, no? Ah beh, no, è l'insieme, certo. Povero Principe, una bozza che non avrà però utilizzo. In realtà è presente, nella sua rarità viene considerato un naturale. Il francobollo mette i denti, quello che abbiamo visto, su busta da collocare all'interno. E una delle collezioniste, non è solo Bolaffi, ma è la Elisabetta d'Inghilterra. Allora, signori, qui potrete collocare quella lettera a 650 euro del penny black. Ma attenzione, il computer non ci interessa, grazie Paolo, ma attenzione, andiamo a vedere e andiamo a offrirvi, guarda un po', questo è il certificato di qualità, di autenticità meglio, con le lettere RI. E queste lettere RI le trovate sul penny black che abbiamo in questo momento montato insieme, sono tutti annullati, tutti timbrati, montato, vedete, RI in questa pagina per poterla mostrare meglio. Magari la sposto nuovamente là così non la muovo, vero? La spostiamo nuovamente da dove era. Allora, signori, offriamo, vi diamo il primo, il penny black RI, lo vedete come indicazione, insieme, togli questa immagine per favore, ah scusami, hai ragione, perché dobbiamo prima prendere la mia, eccolo qua, perché sto prendendo questo, insieme all'album, quindi lo potrete collocare, se volete ve lo collochiamo noi stessi, nell'album, al di là delle lettere RI, perché qualche chiamata possa assecondarla, quindi la qualità è la stessa, a 490 euro, penny black e progetto penny black, non solo l'album, l'intero contenitore, chiamiamolo scrigno anche in questo caso, 490 euro, non abbiamo messo il numero uno casualmente, è il numero uno al mondo. Ecco, questo è un regalo importante da fare. A questo punto, visto che Paolo mi stava rovinando la sorpresa con quello spottino laterale, ne abbiamo un altro che è quello istituzionale, dove si vede il bimbo che cammina, quindi non quello che stava andando lui, ma l'altro. Vi mandiamo un'idea di quello che può essere la proposta odierna e di quello che può essere il significato. Attenzione, non è un qualcosa per neofiti, dice, ah, ma sai, io ho tante collezioni, questo lo prendo. Poi dice, ma io vorrei da solo, signori, da solo un penny black di questa stato di conservazione annullato va a costare sui 600 euro da solo. Possiamo darvi l'album da solo, certamente. A 95 euro, quindi dico, guarda, io voglio la busta e voglio l'album, benissimo, voglio solo l'album a 95 euro, perfetto, ma attenzione, cioè, ma sai, io voglio, siamo veramente sulla proposta più elevata di quanto in realtà vi stiamo chiedendo. A 490 euro può comparire nuovamente la proposta numero uno, legata e collegata al francobollo e all'album assieme. Se lo porti, è un regalo, vi regaliamo l'album. Ti abbiamo insegnato a vivere. Diciamo, aspetta Paolo, però dai, un attimo solo, lo mandiamo in grande, con la musica, dai. E lui, sì, è quello, però non mi rovinare le sorprese. Un attimo, cioè va bene le immagini del repertorio, ma allora... No, bravissimo, è quello che poi vorremmo vedere. Numero uno, il francobollo, numero uno insieme, in dote, in regalo.
Tra l'altro, una tiratura numerata per questa realtà. Abbiamo qualche chiamata. Adesso andiamo a vedere quel fanciullo, che quel bimbo che cammina, però me lo dai in grande con tanto di musica. È un'idea, dici, guarda, potrebbe essere un regalo che viene tramandato, perché il primo francobollo al mondo, signori, non può non piacere, non essere scelto, non essere oggetto di qualcosa anche di importante. Vediamolo insieme. Ti abbiamo insegnato a vivere. Abbiamo sofferto con te e gioito con te. E ciò che è stato prezioso per noi, oggi è prezioso per te. E domani lo sarà per lui. Il primo francobollo della storia, il vero Penny Black, garantito autentico da Bolaffi, oggi a 490 euro. Penny Black, prezioso per sempre. Bolaffi, collezionismo dal 1890. Ecco l'indicazione, no? È un esempio, 4,90, così lo segnaliamo bene, in grande, con grande attenzione, con grande possibilità di offrirvi. Tra l'altro, signori, io vi ho detto, il certificato che vedete legato proprio al francobollo che avrete, lo collocate all'interno di questa cartellina. L'idea stessa, magari poi sceglierete o fate un dono importante e qualcuno seguirà dicendo, guarda, io voglio arrivare anche alla busta, voglio scegliere anche uno degli altri 5 francobolli che formano l'intera collezione. Non è una collezione impossibile. Un giorno deciderete di avere, bontà vostra, un Penny Black non annullato, non timbrato. Se dovessi darvi qualche indicazione, si parla di migliaia, migliaia, migliaia di euro, ma è possibile. Ma la dignità anche di un francobollo annullato nella qualità che vi stiamo offrendo, quindi che ha viaggiato, è giusta a livello di collezionismo. Tante volte ci chiedete un qualcosa che abbia la sua collocazione immediata, no? Anziché perdermi in tante pagine, tanti fogli, io voglio qualcosa che resta. Non è nemmeno detto che io sia un appassionato di filatelia, però voglio i numeri uno, voglio le cose che hanno la possibilità di essere ricordate. Amo le cose belle, un quadro, un tappeto, un mobile d'epoca, un gioiello, benissimo. Voglio quelle testimonianze importanti. Guardate che è stata un'invenzione straordinaria. Lobby dei re lo chiamavano e lo chiamano ancora la filatelia. Ma qui potete, con questo passo, veramente, potrei al limite dirvi, mettano anche la busta, mettete anche la busta, in modo che avete il primo francobollo su busta e non su busta. Al limite quello posso segnalare. E poi il piacere eventualmente di continuare. Come viene collocato? Allora, guardate, il francobollo che io ho estrapolato, che ho posizionato in modo magari più leggibile, ma è leggibile anche all'interno dell'album, troverà esattamente spazio, esattamente in questo punto dell'album. Vedete? Il primo è black. Qui vi è una taschina, è una taschina, con una traccia al di sotto, non c'è ancora il francobollo. Semplicemente si scosta la taschina con delicatezza, è aperta su due lati, non lo faccio perché sennò magari è meno visibile, e con una pinzetta filatelica collocate il francobollo all'interno. Il certificato che vedete, che ho qui tra le mie mani, che corrisponde esattamente come fotografia a questo francobollo, al francobollo che sceglierete, lo metterete all'interno della cartellina porta francobolli. Attenzione, non andate a cercarlo chissà dove, è un'esclusiva Bolaffi, non li trovate, non li trovate. È bello aver potuto donare alle corti inglesi o ai vari collezionisti, no, donare, sceglierli, farli scegliere. La tiratura contenuta e portata in analisi proprio in ultima pagina. Eccole qua. Eccola qua. Bolaffi, Bolaffi, signori, ma soprattutto la vostra collezione. Scelgo la busta? Allora, cosa dovrò fare? Lo facciamo vedere, questo è ancora più chiaro. Scelgo anche la busta? Mi sono preso a 4,90. Senti, mi mandi in visione anche questa bella busta? L'andrò a collocare all'interno della taschina,
vedete, aperta su due lati, si posizionerà in questo modo, protetta, la centrate ovviamente, sotto c'è solo la traccia di quello, eccola qui, eccola qua signori, la centrerete in base a quello che è lo spazio sottostante, poi varie possono essere le misure delle buste, ci mancherebbe, e avete e state formando qualcosa di importante. Guardate che non mi piace assolutamente usare il termine idea regalo, perché è una cosa che è proprio, non è, può essere un dono molto importante da fare, passare di mano in mano, di generazione in generazione. Guardate che è un bellissimo viaggio, anche perché ognuno potrà modularla secondo il proprio piacere, andando a scegliere. Noi quando possiamo ve le presentiamo, perché come facciamo a non presentarvi il primo francobollo al mondo, le prime buste affrancate al mondo in Gran Bretagna, quei francobolli universali che trovate su tutti i cataloghi dedicati alla filatelia, tutti i cataloghi dedicati alla filatelia. Ne facciamo un esempio, adesso posso sfogliare qualsiasi, prendiamo proprio questo. Catalogo dei francobolli italiani, ma i francobolli universali che vedete, la prima pagina, eccola qua, ho la chiave, francobolli universali, questa è la medaglia Wion che abbiamo visto, che ha ispirato l'immagine della regina Vittoria, eccolo qua, il Penny Black, il primo francobollo al mondo, il primo francobollo al mondo, quello che vedete. E attenzione, scendiamo, dopo un anno, ecco qua, questo è il non emesso della regina Vittoria destinato soltanto a lei, e poi andiamo a vedere il two pence, quello azzurro, l'8 maggio, la differenza di due giorni, e poi ecco qua l'effigie della regina Vittoria e Penny Red, effigie della regina Vittoria, ma noi abbiamo anche gli altri adesso, io sto ancora un attimo, attenzione, è giusto parlare di saggio, per il principe Albert, saggio, il non emesso è quella della regina Vittoria. Allora, andiamo a vedere, sfogliamo ancora, gioielli della filatelia, dai, mi fa piacere, da solo l'album va benissimo, 95 euro, ma quando poi troverete un francobollo, un penny black annullato, timbrato, ma costa 600 euro, ma allora se sapevo costa 5,50, costa 6,50, ma allora se sapevo approfittavo di questo dono, giusto Alberto? Ecco, eccolo qui, guardate la qualità, il taglio, e ho qualche chiamata da accontentare, ma su questa qualità, non con parti mancanti, non li daremmo, signori, no? Siamo noi i primi a suggerirvi le giuste scelte, mica vogliamo darvi una cosa che non è, perdere un rapporto iniziato fa parte anche della nostra etica. E poi dove lo posizionate? Guarda, vieni a vedere, mi fai apprezzare la bellezza. Io stasera sono un po' conquistato da questa bellezza. Vediamolo, eccolo qua. Si apre, guarda che bellezza. Lo aprite, ecco perché dico non idea regalo, ma qualcosa veramente che lascia il segno. E fa parlare anche di voi, alle persone care. Io dico a un nipote, a un figlio, ma anche dovete fare un regalo importante. Dice, ma guarda che curioso. Guarda, non importa se collezionista o meno, farete la vostra bella figura, perché mettete nelle condizioni chi lo riceve di essere trattato, scusate, in un modo avanzato, di apprezzamento delle cose valide, delle cose importanti, delle cose giuste. Eccolo qui. Guarda che, immaginatelo. Immaginatelo e chiedete di vederlo. Ve lo portiamo in visione se ne avete piacere, oppure lo ordinate, lo prenotate qui in televisione e dite guarda a me viene comodo, sì dai, a me viene comodo andare nel nostro negozio in centro città Milano, ordinatelo qua, bloccatelo qui però, ma ce l'avranno sicuro. E chi l'ha detto? Hanno tantissime cose nei nostri negozi, ma hanno detto che quel momento sia presente e disponibile. E allora ordinarlo e dire guarda mi viene comodo andare in negozio a vederlo, se sceglierlo, se comprarlo o meno, la vostra conferma non è un obbligo all'acquisto,
Negozi a Milano, negozi a Torino, negozi a Verona, negozi a Roma, vorremmo averli in tutta Italia, ma in tutta Italia, in ogni regione, abbiamo il nostro validissimo, il vostro validissimo consulente Bolaffi che può portarvelo senza impegno, sfogliarlo e vederlo. Adesso io vado avanti perché, signori, mi fai rivedere un attimo le due buste, ti prego? Quelle che abbiamo visto insieme del Penny Red, il 7 e l'8, il 7 e l'8 di cui sono arrivate già alcune richieste e che possiamo, cambierà l'indirizzo, non è che posso dire a quella di sinistra per forza l'indirizzo di Londra, ma non è influente questo, è bello ma non è influente, nel senso che troverete, magari troverete Londra, troverete Dundee, troverete Liverpool, troverete, ma la qualità è quella. Tutte e due la 7-8, 270 euro e potreste collocarle nell'album. Signori, io sto continuando, primo per essere il più chiaro possibile, secondo perché stanno arrivando, non l'ho detto prima, ma se trovate il telefono occupato e perché siete interessati, incuriositi, state apprezzando questa realtà. Ma scusate, se... Allora, abbiamo tutti celebrato... Ma dai, diciamolo, io me lo sono visto, il matrimonio di Harry e di... Allora, mi dai la due un attimo. Se sentite il telefono che squilla e non vi stiamo rispondendo è perché siamo al telefono. E perché siamo al telefono? Adesso Cristina farà il possibile per rispondere a tutti. Scusate, è sul collezionista di pochi mesi fa, del fine del 2017... È stato, guardate, l'inaugurazione del nuovo museo del Penny Black a Londra. Il Postal Museum di Londra, una nuova casa per il Penny Black, interattiva, no? Guardate in basso, chi è questa signora? La principessa Anna d'Inghilterra che ha visitato in anteprima la nuova sede il 13 giugno, dove il protagonista del Postal Museum è il Penny Black, se volete andare 16 euro. Gli adulti e 8 i bambini, c'è scritto, 11 gli adulti, gratis bambini, che giorno questo? Ah, museo più corsa, Mail Ray, c'è anche un bellissimo aspetto interattivo. Chiederemo al Postal Museum i diritti di quanto, abbiamo fatto pubblicità, no, lo offriamo. Cioè, a Londra, dammi la 2 però quando mi indichi la 2, bravo, no lo so, scherzo, lo so, mi piace perché sono... Allora, quindi attenzione signori, attenzione a quello che state, all'importanza di ciò che state scegliendo, che non è sempre nell'ordine di migliaia di euro. Spero si apprezzi, diciamo lo sforzo, l'attenzione nel poter darvi un prezzo di invito al collezionismo. Qual è il nostro tornaconto? Speriamo in questo modo di farvi appassionare. Speriamo, e non per poi farvi pagare di più ciò che sceglierete, no, ma speriamo in questo modo di farvi appassionare. Tanti sono appassionati, tanti li hanno scelto e poi dicono guarda mi va bene così, tanti hanno scoperto una nuova passione, hanno ripreso in mano una passione magari coltivata quando si aveva 15-16 anni. E ne annoveriamo anche di giovani, non solo di spirito, nel nostro collezionismo. A 4,90. E il Penny Black su busta a 6,50. Allora, grazie ovviamente. Intanto il Penny Black su busta lo andiamo a escludere, Cristina, vero? Perché avevamo una sola chiamata. Quando avremo altro Penny Black su busta ve lo presenteremo. Prezzo inferiore, dimenticatelo. Prezzo superiore dipende, ma quello è veramente centrata. L'abbiamo in quel caso, la busta scelta, l'abbiamo portata al livello base sotto il quale non si scende. Ci sono degli step, dei punti di partenza. Li abbiamo i 4,90, non vi capiterà di vedere un Penny Black col nostro album a meno, non vi capiterà di vedere una busta in nostra proposta a meno, sono le basi
di partenza, pur nella bellezza, passatemi il termine, nello stato di conservazione che avete visto. Quindi la andiamo a escludere. Rito, allora, sono stati ingiustamente, ma forse l'ho penalizzato io mettendole assieme prima di raccontare e di spiegare ciò che stiamo vedendo. Perché? Adesso lo recuperiamo un attimo e andremo a recuperare anche i francobolli e vedremo anche quelli. Allora, io riprendo il mio album. Bene, lasciami sulla 2, tienimi sulla 2 perché così vediamo tutti i diversi procedimenti. La busta del Penny Black è qui, no, dov'è? L'ho messa all'interno dell'album, è certo. Allora, è vero, è all'interno dell'album. La andiamo a togliere. Se chi ha scelto la busta non fosse ancora provvisto di album di Black, faccio un pensierino nella possibilità di valutarla, di valutare anche album e Penny Black. Quindi con cura la andiamo a togliere. E adesso dedichiamo un attimo al Penny Red. Il Penny Red venne messo per un tempo più esteso e in quantità notevole. Abbiamo visto che il Penny Red diventerà anche dentellato a un prezzo molto interessante ulteriormente. Andiamo a vedere un attimo l'insieme dello schema. Allora, di Penny Black ho qualche possibilità ancora, chiaramente non sarà per forza in queste lettere, ma sarà sulla stessa qualità. Il Penny Red è questo francobollo, il Penny Red dentellato e abbiamo i due corrispettivi busta che avete visto. Attenzione perché poi parleremo anche dei due laterali, il Two Pence White Line e il Two Pence Blue. Quindi, ma ne parleremo tra breve. Io vado a collocare come busta il Penny Red non dentellato nel nostro, vieni con me, nel nostro album. Quindi vado a sfogliare, intanto grazie perché sento che stanno arrivando messaggi WhatsApp. Signori, se è la prima volta che ci chiamate vi chiedo la telefonata, piuttosto ci mandate un messaggio e ci dite mi puoi richiamare, volentieri, ma perché se no dobbiamo consegnare come va portato, dobbiamo insomma darvi anche ulteriori spiegazioni su quello che magari sono le vostre domande. Se invece già vi conoscete il nostro modus operandi, potete anche confermare con un WhatsApp o un SMS, questo è possibile, anche se ci fa sempre piacere sentire la vostra voce, è sempre piacere. Allora, Penny Red, abbiamo detto 5 tipologie per 3 colori, Penny Black sostituito dal Penny Red. Il Penny Red su busta 1841, lo collochiamo all'interno. Questa da sola, visto che prima ve l'ho presentata assieme, vi ricordate London? Sicuramente Paolo farà un excursus sulle due buste insieme, quella di sinistra, ma no, tutte e due insieme. Quella di sinistra è lei, quindi ritorniamo, benissimo, e diamo quindi un solo numero di riferimento e la proposta numero 7, 175 euro, chiaramente in questa proposta stiamo parlando solo della busta, non dell'album. Ho solo aperto l'album per far vedere la tipologia ideale e magari di collezione, come e dove collocarla. Va bene? Lasciamola un attimo all'interno, sfoglio ancora le pagine. E arriviamo al Penny Red dentellato, il primo, 1840, a me vengono un po' i brividi, se parlano di anni, 1840, signori, è veramente l'origine della filatelia. Busta con dentello, il colore è sempre mattone, è un rosso mattone, quella di destra che abbiamo visto insieme quando l'abbiamo presentata a Birmingham. La proposta è di, attenzione, Birmingham in questo caso come indicazione, perché abbiamo avuto già qualche conferma, quindi non è detto sia questo l'indirizzo, chiaramente. Qualità la stessa, prezzo lo stesso, 95 euro
La proposta numero 8, stiamo parlando solo della busta affrancata del francobollo, non dell'album. 95 euro. Allora, eccola qua. Allora, siamo nella visione, nella perfetta visione del pennarello dentellato su busta, 95 euro, il primo dentellato. Ma attenzione, abbiamo visto, facciamo un po', cerco, spero di essere veramente chiaro, abbiamo visto la pagina precedente, dice sì, va bene, ma il francobollo da solo, quello che ha messo i denti, come suol dire, va benissimo. No, scusate, ho sbagliato io. Scusate, ho sbagliato io. I'm sorry. Scusatemi. La richiesta del 7 dell'8. No, il dentellato è giusto. Scusate, non ho giusto allora. Non ho giustissimo, quello non ho detto. 95, sì, perfetto. Era la proposta numero 8, il dentellato su busta. Perfetto, 95 euro, sorry. Mentre quello non dentellato su busta era 175, numero 7. Perfetto, correttissimo. Signori, vediamo se sapete approfittarne. Mi fai vedere i due francobolli, il dentellato e il non del Penny Red? Adesso io mi sposto. Quelli che troveranno spazio. Allora, uno per volta, facciamo così. 1841 Penny Red, questa volta non su busta. Benissimo. Signori, ha annullato a 40 euro. Non alzo il tono, non insisto, a 40 euro il Penny Red proposta numero 3, aggiungetelo. Aggiungete il Penny Red dentellato a 40 euro la proposta numero 5 che adesso andiamo a mostrarvi. Eccoli qua, vedete la possibilità, attenzione, nell'insieme della proposta. Invitarvi a scegliere, questo è il primo dentellato al mondo, ma come, così poco? Sì, ma tenete presente che il significato di questi francobolli nell'insieme della proposta raggiungono, ecco perché l'invito, raggiungono importanza ulteriore a livello filatelico. Mettetelo insieme alla busta, sommate i 175,40 o i 95,40, questo chiaramente è l'invito a questa scelta. Poi andiamo a vedere, attenzione, i due pence, il 2 pence blue. Grazie intanto per un'altra conferma, 4,90 del Penny Black, del primo francobollo al mondo. Seguito a distanza di un paio di giorni dal 2 pence blue, 1840 l'anno, annullo con croce di Malta, dice, beh, addirittura il volto si vede, siamo nella giusta qualità anche per il collezionismo. La richiesta, attenzione, per il 2 pence azzurro è raro, è di 800 euro. Vedete la differenza? Ma come, abbiamo visto uno a 40, il 2 pence del 1800, dell'emissione, appunto, parallela, diciamo, il valore, il porto più elevato rispetto al Penny Black, 2 pence anziché 1 penny, 800 euro per la proposta numero 2. Esattamente.
Un attimo che teniamolo ancora. Le mie pause, i miei silenzi vogliono essere in modo, forse spero più giusto, per metabolizzare, no? Comprendere, ma non perché tu... farmi comprendere al meglio, essere il più comprensibile in ciò che stiamo osservando. A distanza di qualche... cioè, come per il Penny Red, anche per il Two Pence, il timore dei falsi porterà a quest'altra emissione, sempre chiamato Two Pence, cambierà il timbro dell'annullo. Siamo nel 1841, quindi segue parallelamente il Penny Red con linee bianche, white lines, e cioè, tienimelo sempre, ce l'hai te, vero? Ce l'hai te? Queste due linee bianche, una al di sopra della scritta Two Pence e l'altra al di sotto di Postage, quindi Two Pence White Lines sarà il successore del Two Pence Blue. Quindi ricordiamo Penny Black e Two Pence, un anno di emissione, ecco perché anche la loro particolarità e la loro rarità, qui per il Two Pence White Lines siamo a 95 euro. La proposta è la numero 4. Bah, signori, arrivare quasi a completare l'intera collezione oggi è possibile, perché questi 5 francobolli sono disponibili, tutti e 5. Il primo si porta in dote l'album. È possibile. Ma guarda, a me piace anche vederli un po' nel tempo, piace poterli apprezzare nel tempo, sceglierli un po' per volta, giusto? Ne abbiamo ancora? Signori, è il nostro fiore all'occhiello. Non vi sto dicendo, guardate, non ci sarà più una busta di Penny Black, non ci sarà più una busta. Oggi abbiamo potuto accontentare solo una chiamata. Nel caso del Two Pence White Lines, in questo momento possiamo ricevere solo una chiamata. Come, non avete gli scaffali pieni? No, signori, non su questa scelta giusta. Ma l'importante è cominciare. Non dimentichino, adesso mi permetto perché più persone, vero Cristina, hanno scelto a 4,90, non dimentichino ad esempio con 80 euro quelle due caselle del Penny Red, parlo del francobollo, bene anche la busta ci mancherebbe, ma non dimentichi, guarda, aggiungo 80 euro o altri due francobolli o altre due caselle complete, mi trovo a metà collezione. Allora, intanto grazie, sento ancora messaggi che giungono. Allora, facciamo così, sono le ore 23, 5 minuti di carrellata su ciò che abbiamo presentato finora, in modo che riesco un attimo a mettere ordine, rientreremo e parleremo ovviamente di altre possibilità legate al mondo filatelico, ci sono gli antichi stati che attendono, ci sono ancora buste e volo, come esempio Crociera Balbo. Nello stesso tempo saremo con piacere a presentare Penny Black su richiesta o ne parlerete con il nostro centralino. Adesso vedrete una carrellata di ciò che abbiamo presentato nelle prime due ore. In alcuni casi vedrete magari comparire la busta del Penny Black, ma quella non è più disponibile. Telefonate lo stesso, ve lo diremo. La carrellata viene più facile in un certo ordine che non escludere ciò che è stato confermato. Vedrete le tre buste del volo, quelle non sono più disponibili. Però intanto è anche un modo per conoscere meglio il mondo della filatelia. State con noi, siamo qua a rispondere alle vostre chiamate che stanno diventando incalzanti. Fra 5 minuti rientriamo con l'ultima ora e gli inediti della serata. Thank you.
Ed eccoci, è un pochino più lungo del previsto la carrellata perché c'erano diverse cose da vedere. Voi ci avete un attimo tenuto, il che ci fa piacere, al telefono. Grazie allora per le ulteriori richieste, anche quelle richieste non disponibili adesso e che cercheremo di onorare quanto prima. Adesso ci spostiamo nel mondo di quello che era l'origine della filatelia, però nella nostra penisola. Il primo stato forte dello sponsor, o meglio, forte della presenza dell'Austria, sarà proprio il Lombardo-Veneto. Lombardo-Veneto che per primo adotterà i francobolli. In realtà, dopo il Penny Black, troviamo alcuni cantoni svizzeri, troviamo il Brasile, saranno stati che per primi reagiranno in positivo su questa innovazione. Lombardo-Veneto, appunto, nella nostra penisola, chiaramente sotto l'egida dell'Austria, dove però i valori vengono poi spostati su quello che è il denaro circolante, diciamo, in Italia. Ne abbiamo alcuni, vengono generalmente proposti singolarmente, quindi non intere serie, e andiamo a vedere quello che potremo scoprire questa sera. Sempre come valido riferimento, tengano il catalogo Bolaffi ovviamente, perché vi parliamo da Bolaffi, vi sono autorevoli cataloghi anche se non magari con la nostra storia inteso come dal 1890, e nelle prime pagine che andiamo a sfogliare, dopo i famosi francobolli universali, si va proprio a identificare il Lombardo-Veneto. 1850 è l'anno in cui il francobollo fa ingresso nella penisola italiana. Vedete cosa dobbiamo celebrare? Il primo giugno, è già passato da qualche giorno, ma il primo giugno del 1850 ecco la prima emissione dell'Aquila Bicipite del Lombardo-Veneto, che si è guadagnata anche i 25 centesimi, si è guadagnato anche lo spazio, i 45, scusate, lo spazio della copertina, che è questo qui. L'aquila legata ai simboli dei case regnanti della Mitteleuropa. Poi seconda emissione, e di questo parleremo tra breve. Importante ricordare, signori, che il collezionismo del Lombardo-Veneto, un collezionismo che ha forte appeal, ma soprattutto quello che è il periodo degli antichi stati, la varietà degli stati nella nostra penisola ha costituito una bella varietà proprio di proposta filatelica. Se noi pensiamo alla Francia, alla Spagna, la stessa Gran Bretagna, non avendo questa differenziazione, aveva comunque un suo percorso, per quanto interessante, ma lineare su un'unica realtà di stato. Diversi erano invece quello che, compresi i governi provvisori, quello che accadeva in Italia. Solo la Germania si avvicinava, anche per la varietà di stati che nell'attuale Germania, ma nel passato, esistevano. Allora, andiamo a vederli, sono qui schierati, partiremo dalla seconda emissione, cercherò di essere più chiaro possibile, per alcuni sarà una voce normale, insomma, abituale, magari considerare un mancolista, per altri sarà un inizio di percorso o qualcosa che potrà poi avere un seguito. E allora sono lì presenti e andiamo a vedere subito. Qui ne abbiamo un esempio, e il primo a sinistra, perfetto. E allora, benissimo, abbiamo i 10 soldi, seconda emissione, quella del novembre del 1858, quindi passeranno 8 anni fra la prima e la seconda emissione, quella che viene definita effigie a sinistra. Perché vedete questa, la delicatezza e anche la tipografia in rilievo. Erano francobolli senza filigrana e l'indicazione soldi non è chiaramente l'unità monetaria che si utilizzava in Austria, quindi viene in Italia, viene diciamo personalizzata, anche se era in mano agli austriaci il potere e anche l'amministrazione stessa. 10 soldi nella tonalità del marrone, è molto apprezzato. La caratteristica della seconda emissione, appunto, che venne emessa comunque con dei valori gemelli austriaci, ci porta il volto, il profilo, per la prima volta, dell'imperatore Francesco Giuseppe,
e voltato a sinistra, ha una corona di alloro annodata dietro la nuca. Singolare, no? Sì. Beh, in questo caso cosa si voleva rappresentare? La testa laureata degli imperatori dell'antica Roma, certamente il riferimento più netto era questo. Interessante appunto la stampa in rilievo. E attenzione, rispetto alla prima emissione, cosa si può notare? La dentellatura, i dentelli. Abbiamo visto il Penny Black, il Penny Red del 1854, nel 58, nella seconda emissione, quella chiamata primo tipo, troviamo appunto l'avvento della dentellatura. Vi furono delle riforme monetarie, comunque la serie andò fuori corso il maggio del 1864. Allora, le caratteristiche di questo bel francobollo, che porta tracce di linguella sul retro, tracce sono infinitesimali, ma è giusto dichiararlo, ha un 40% di qualità, lo dico anche per gli estimatori che chiedono sempre, ma qual è la qualità? Qualità, parliamone un attimo. Allora, se noi prendiamo sempre il nostro catalogo, lo andiamo a vedere, utilizzatelo con frequenza, il catalogo, sono 20 euro per i due volumi del 2018, cioè di adesso. Andiamo a vedere, ti prego Alberto, ecco, da vicino, andiamo a vedere il 30%. Cosa significa a chi si mette all'ascolto adesso? Significa qualità media, giusta, corretta. Ma io vorrei un 100%, non c'è. Si prende come riferimento il 100%, ma a distanza di così tanto tempo la qualità scende dal 100, va al 90, all'80, scende. Perché il fattore tempo, anche se conservato in modo migliore possibile, gioca ad abbassare la qualità. Non il prezzo, la qualità. Varietà di qualità nella stessa tipologia confrontato con un altro 10 soldi come il nostro, benissimo, ecco qua, qui abbiamo 10 punti percentuali in più nonostante tracce di linguella, perché è il 40% di qualità come potrete vedere anche sul certificato. Richiesta 960 euro è la proposta numero 9. Quanti furono i valori emessi nella seconda emissione? Li contiamo assieme, sono 5. Li scegliete singolarmente. Qui abbiamo esattamente i 10 soldi che stiamo confrontando bene col nostro soggetto in studio. 960 euro per i 10 soldi marrone. Una sola chiamata, signori. Queste, Cristina. Ecco il certificato ed ecco la qualità espressa. Chiariamolo almeno una volta a trasmissione in modo più, diciamo, più dedichiamone un po' più di tempo a questo. 40% scala numerica, lettere e caratteristiche. Tutto ciò che vedete come tipologia e nomenclatura lo troverete anche sul retro del certificato, cioè la spiegazione di quello che è, cosa significano i diversi simboli. La fotografia è esattamente quella di ciò che stiamo offrendo, cioè del francobollo che si sta offrendo. La fotografia è quella dei 10 soldi marrone, quella del francobollo che stiamo insieme valutando. Interessante, abbiamo detto, quella litografia a rilievo, quel lavoro meglio definibile come tipografia a rilievo. Precedenza le chiamate di conferma, signori, Benissimo, benissimo, benissimo. Spazio, signori, una chiamata soltanto. Guardatelo, apprezziamolo. Vedete la corona che accompagna non solo la testa laureata dell'imperatore di Francesco Giuseppe,
ma anche, no, no, stai pure sul francobollo, sul valore, perché è da apprezzare, lo stiamo vedendo. È il regno in Sardegna, è la prima in Sardegna, che viene considerato il primo italiano. Certo, con Vittorio Emanuele II la prima emissione in Sardegna viene considerata la prima d'Italia. Italia viene considerato questo qua. La prima emissione in Sardegna, vediamolo, viene considerato quello famoso che abbiamo visto come confronto. Eccolo qua. Siamo nel 51, l'Italia non si è fatta, ma viene considerato il primo italiano in quanto lo Stato di Sardegna era propulsore dell'Italia. Ci sarà un francobollo che si chiama Italiano, ve lo faccio vedere, dove per la prima volta compare la parola. Ovviamente andiamo a vedere sempre nel regno quando si fa l'Italia, la prima emissione dentellata è quella del 62, se prendiamo come riferimento il 61, ma viene riconosciuto quello di Vittorio Emanuele II. Il primo italiano è questo, il 15 centesimi litografico, perché dove compare per la prima volta la parola italiano. Lo diciamo a chi ha telefonato poco fa chiedendo questa informazione, dice ma il penny black italiano qual è? Allora, ecco qua, questo è il primo che compare, però siamo già nel, come anno, siamo già nel 1863, quindi si prende la prima emissione in Sardegna e non si sbaglia. Allora, andiamo ancora avanti con la nostra successiva proposta, e cioè, grazie per le vostre telefonate, signori, anche di informazione va benissimo. Parliamo ancora della... Sì, benissimo, certamente. Andiamo a vedere il 3 soldi verde. Eccolo qui. È sempre la seconda emissione, ritornano, no, similitudini, ma la seconda emissione avrà un secondo tipo di 6 valori del febbraio del 59, quindi a distanza di un anno, in realtà sono 3 mesi, novembre, febbraio 59, ma da novembre del 58 a febbraio 59, ma con i 3 soldi verdi, vi sarà un 3 soldi nero, vi saranno 5 soldi vermiglio, saranno in totale 6. Stiamo sempre su questo. Quindi, pochi mesi dopo l'emissione, la seconda emissione del Lombardo-Veneto, si vuole migliorare l'estetica, E soprattutto l'effigie dell'imperatore. Viene rifatta l'incisione, vengono introdotti, mi lascio un attimo il francobollo più grande, perché vengono reintrodotte alcune differenze. Il nodo della corona nel primo tipo appariva aperto. Nel secondo è chiuso, sembra un otto, vedete il nodino dietro alla nuca della corona. Il ciuffo di capello sulla fronte è poco definito nel primo tipo, ben distinto nel secondo tipo. Piccole migliorie, ma è veramente un lavoro certosino. Foglie di alloro quasi confuse con i capelli nel primo tipo, mentre nel secondo tipo sono più staccate, appuntite, le foglie d'alloro. Possiamo fare un confronto fra i due francobolli? Se possibile, in modo che si vedano, lo si voleva far più bello, specialmente il volto, chiaramente si parla del volto, in questo caso. Il tre soldi da nero diventa poi, in un secondo tempo, verde, chiamato anche verde giallo, un verde più tenue, per rendere più visibili gli annulli. Però la differenza è data proprio dal volto di Francesco Giuseppe. No, così non si... Ah, bene, grazie, bravissimo. 6 emissioni per l'effigie sempre a sinistra. Secondo tipo contro i 5, in realtà il 3 soldi nero diventerà poi 3 soldi verdi, quindi i valori erano comunque
5, ma con due particolari, con due colori sui tre soldi. Stiamo pure sul verde, la richiesta per i tre soldi verde con tracce linguella a 35% di qualità, 840 euro, proposta numero 10, sono i primi francobolli della penisola italiana. Ho usato il termine penisola perché il Lombardo-Veneto fa parte degli antichi stati, non dell'Italia periodo antico. Sottile differenza, ma in filatelia è giusto tenerla presente. Lo vedete leggermente storto sulla taschina, chiedo scusa, cioè lo devo un attimo reinserire, ma... generoso, anche come margine, vedete, è un pochino abbassato a destra, ma perché è generosa proprio lo spazio attorno alla vignetta del francobollo. Andiamo a vederne ancora uno, signori, e cioè parliamo sempre di seconda emissione, siamo sempre nel secondo tipo, quindi quei 5 valori, quei 6 francobolli del febbraio del 59 avranno valore fino a 64 e quindi rimarranno per 5 anni in auge, ed è il 5 soldi, sono, guardate, considerate francobolli molto belli, perché il tipo di carta la percepite addirittura attraverso il teleschermo, non solo il tipo di carta ma il rilievo, sì, rimangono impressi, diciamo così. E abbiamo in questo caso il 5 soldi vermiglio, sempre tracce di linguella, 1859 l'anno. Qui c'è un 50% di qualità, una qualità altissima. Diceva, a me sembra simile agli altri, cambia il colore, no, no, ma c'è proprio un attento esame che permette di valutarlo con punti percentuali in più. La richiesta non è per forza più alta, in questo caso è di 665 euro, è ovvio che va sempre confrontato con disponibilità e numero di emissione. 665, numero di emissioni, o in questo caso trattandosi di analoghe serie di peculiarità richieste dal mercato. 665 euro. Proposta numero 11 per i 5 soldi, vi faccio vedere ancora una volta, anzi non vi ho fatto vedere il precedente, vabbè, facciamo vedere questo, dai, i 5 soldi con il 50% di qualità perfettamente indicata. Privo di difetti, numero 11 certamente, proposta numero 11.
Benissimo, allora ci tengo molto anche a mostrarvi il certificato del precedente, quindi quel verde gradevolissimo, proprio come nuance di colori, e certo anche di questo è fatta la stampa o l'esecuzione o l'emissione di francobolli, quindi lo vediamo, era quello al 35%, ma andiamo ad apprezzarne proprio i tre soldi verde. Immaginateli tutti assieme in collezione, i 5-6 valori, penso i 6 colori, mettiamoli proprio così, il giallo, il nero, il verde, il vermiglio, il marrone, l'azzurro, una bella palette, una bella tavolozza, anche proprio come spunto e come visione. Attenzione, alla seconda emissione vi sarà una terza emissione chiamata Effigia Destra, dove vi saranno 2 francobolli soltanto, ma per una necessità peculiare. E poi arriviamo, cambierà a questo punto con la quarta emissione nel luglio del 63. Ricordiamo, l'Italia si è già fatta, va bene, sì, l'Italia si è già fatta, ma il Lombardo-Veneto avrà necessità di ulteriore tempo. Certo, domani si commemora, si ricorda, per chi ama ricordare le date, l'entrata a Milano liberata dagli austriaci, se non vado errato nel 59, comunque la data era quella proprio di domani come giorno e mese, entrano Vittorio II e Napoleone III, accolti trionfalmente a Milano, gli austriaci lasceranno Milano, ma ricordiamo che bisogna arrivare alla fine della prima guerra mondiale per occupare lo spazio attuale, no, dell'Italia, o meglio per quanto riguarda quei confini. Andiamo a vedere, no scusa, mi faccio vedere prima il francobollo, perché si tratta della quarta emissione, ritorna in forma diversa, fine come un merletto, prezioso come un merletto, l'aquila bicipite. Sempre soldi, il 2 soldi giallo, quindi lo andiamo a vedere, veramente un pizzo, un merletto, mi piace definirlo. Quarta emissione, luglio del 63. Ci sarà anche, per quanto concerne questo periodo, una necessità di uniformarsi, almeno dal punto di vista cromatico, a tariffe che vari uffici postali con accordi bilaterali formassero prima dell'Unione Postale Universale, che non è stata una gran cosa, dicendo: io mando questo francobollo, tu l'accetti, ricevo il tuo, tu l'accetti. No? Perché sennò, pensate al tempo dello Stato Pontificio, per attraversare l'Italia con una busta bisognava affrancarla e pagare affrancature per ogni cambio di Stato. In questo momento accordi bilaterali portano a una riconoscibilità internazionale per il Lombardo-Veneto. Quindi viene realizzata questa quarta emissione con questo particolare simbolo, quello dell'aquila bicipite, in rilievo, inserita nell'ovale, valida dal 63 al 1866, questo è il 2 soldi giallo, saranno 5 valori, il giallo, il verde, il rosa, azzurro e bruno, i colori e i valori di conseguenza, 2, 3, 5, 10 e i 15. Richiesta per il 2 soldi giallo della quarta emissione, 250 euro non linguellato. Più comune, attenzione, una qualità non elevata, è del 20%. Da cosa lo distinguiamo? Intanto la dentellatura, vedete, è più larga e più irregolare, meno precisa, nonostante siamo già nel, già, si va per dire, siamo già nel 1863. Sarà questa che sarà una dentellatura tendente un po' a sfrangiarsi. Generalmente, quindi, gli esemplari viene un po' colpito da questa caratteristica. $250.
Scusate il mio silenzio improvviso, ma mi sembra una cifra veramente... Sto controllando un attimo, eh. No? Corretto. Signori, certificato di qualità sull'antico... Non è uso, noi diamo certificati di autenticità, ma sotto un certo importo, questi certificati di qualità coprono in genere importo più alto, ma la sua importanza permette oggi di valutarlo, e importanza storica ovviamente, e questo 20% onestissimo è €250 per entrare sui 5 valori, in questo caso su uno dei 5 valori della quarta emissione, appunto l'Aquila Bicipite. Vi sarà una quinta, ultima emissione con caratteristica diversa, la dentellatura sarà la 14. Scusate, la quarta è la 14, la quinta sarà una dentellatura 9,5, quindi ulteriore differenza. Benissimo, ancora più rada. E in ultimo, andiamo a vedere l'unica, i francobolli per giornali. Scusate, marche per giornali, perché francobolli per giornali esistevano, ma le marche per giornali. Vi erano le spedizioni per le gazzette e costavano, con funzione postale, la marca per giornali era l'attestazione che era stato pagato allo Stato il tributo chiesto a chiunque volesse avvalersi della concessione governativa di poter leggere i giornali. Bisognava poterselo permettere, signori, al di là di conoscere o meno, di saper leggere o meno. E allora andiamo a vedere per le marche, delle marche per giornali, siamo... Nel 1858-1859 i due Kreutzer Vermiglio con tracce di Linguella, 40% di qualità, quindi sempre Aquila Bicipite, il primo sarà il verde del 53. Nel novembre del 1858 un Kreutzer nero, due Vermiglio, eccolo, e 4K, 4K come l'alta definizione, sarà sempre Vermiglio. Questo è il 2. Tre valori del 58, questo tutti scelti come mancolista, cioè singolarmente, al 40% di qualità, €540. La proposta è la numero 13, sempre per il Lombardo Veneto, leggermente più allargato, vedete proprio come forma. Spero di non essere stato troppo. Spero di non essere stato poco chiaro. Ricordino il ballo Monté, signori, ricordino l'importante ballo Monté, lo sto dicendo perché stanno arrivando segnalazioni in merito. Ora, visto che abbiamo legato. E abbiamo parlato di possibilità relativa alle buste,
E visto che abbiamo parlato, appunto, o meglio identificato la seconda emissione, due buste della seconda emissione ve le voglio presentare. Un 15 soldi azzurro della seconda emissione, libero qua? No. Prego, numero 21, mamma mia, il tempo sta volando, devo essere veloce a darvi indicazione. Lotto numero 21, seconda emissione, primo tipo, 15 soldi azzurro su busta, proposta numero 21 a 500 euro, gustiamocela. Vedete la situazione? Milan, Milano, 500 euro signori. Sempre una seconda emissione, questa volta secondo tipo, secondo tipo la affiancherò subito, i due soldi giallo, addirittura in questo caso espertizzato dal dottor Enzo Diena. Per i due soldi giallo, noi garantiamo ovviamente tutte le vostre scelte, quando c'è un'expertise ulteriore lo andiamo a segnalare. Proposta numero 22, 330 euro. E voglio ancora aggiungere una quarta emissione, l'abbiamo vista, l'Aquila Bicipite, quella del luglio del 63, ma con due buste. Bellissima, questa mi raccomando signori, mi raccomando, posso? Posso? Andiamo a inserire questa qui, spero, confido veramente. Allora guarda, le diamo insieme, vediamo, facciamo, scusate la parola fare, però l'occasione della mezzanotte, la chiamiamo così, quarta emissione. Aquila Bicipite, sono due buste, 5 soldi rosa e 10 soldi azzurro, il 1863 è l'anno, noi abbiamo visto due soldi giallo, 5 soldi rosa e 10 soldi azzurro, tutte e due a 350 euro. È la proposta numero 23, per dire un grazie a chi ci ha seguito, per dare modo di apprezzare, di scoprire, di conoscere proprio queste realtà storiche. In questo caso per invitarvi veramente alla scelta di qualcosa che, proseguendo nella collezione, ma sarà sempre una bella certezza.
Chris, queste vanno tutte insieme. Ah, ci penso io. Vediamole, rimaniamo proprio su questa giusta possibilità di invitarvi a queste scelte. Avete ragione, sono stato un po' rapido. Certo, risposta al contrario, vedete anche il segno ulteriore di valutazione, quello a matita. I diversi annulli, buste che hanno viaggiato, signori. E a 350 euro. No, e non ho entrambe, attenzione signori, entrambe, tutte e due. Con piacere. No, scusate, stavo seguendo, ma grazie per l'ulteriore conferma su Penny Red. Va benissimo. Ma è rimasto impresso? Allora, questo percorso, posso stare in compagnia della Francobollo? Quello che vuoi te. Importante ricordare al nostro pubblico, ecco signori, il percorso degli antichi stati, periodo antico, cioè delle origini della nostra penisola condivisa con i Borboni, condivisa o divisa, mettetela come volete, ma è un percorso, noi stiamo insistendo, io sto particolarmente insistendo su questo ambito, perché è un'importanza storica che porta a un forte collezionismo non solo in Italia. Quindi è un suggerimento che vi diamo, ma per la bellezza, per la varietà, fermo restando in questo momento, avete visto, siamo un po' meno presenti sul Regno, ci sono state fortissime richieste anche in quel senso. Quindi sono periodi dove riusciamo a mostrarvi più serie del Regno nelle giuste qualità, periodi dove riusciamo a mostrarvi quando c'è l'Ottocento, prima dell'Unità d'Italia o appena successivo, quando siamo nel 1800, ma li mettiamo sempre, diciamo, in vetrina e sempre a vostra disposizione. Perché è così, va fatto in questo modo. Perché questo è il senso proprio che vogliamo specificare nella visione d'insieme. Quindi, dove sono? Alla 2, certo. Quindi, questo vuole essere un invito ulteriore proprio per giungere a scoprire la bellezza. C'è un luogo comune, no? Dice, ma sì, sono francobolli, costano perché sono antichi, perché hanno queste... Guardate, è certo che ci vuole uno sforzo un po' più alto per arrivare a completare certe serie o certi valori più rari, però la soddisfazione è veramente grande. Utilizzate sempre questi cataloghi, perché lì vedrete quella che è la completezza delle collezioni. Sono oggetti di studio in anni e anni e anni, perfezionamento nel considerare le diverse qualità, ma questi sono i manuali giusti. Come faccio a imparare? Sfogliateli, confrontateli. Mi fa piacere perché alcuni di voi dicono, guarda, quando vedo un francobollo prendo il catalogo Bolaffi e vado a cercarlo, no? L'indicazione che vedete anche nella fascia, al di là delle mie parole, vi permette proprio con l'anno di andare a fare riferimento sui nostri cataloghi. Quindi non è i 20 euro dei due cataloghi che vi stiamo dando, è proprio prendere l'abitudine per poi scoprire anche l'attitudine su ciò che preferite. Guadagnare un po' di tempo, anche se non ne avete. Bellissimo quell'intervista di un industriale che diceva
mi è stato addirittura consigliato, perché così era una forma, non dico di meditazione, ma di andare un attimo calmo, di recuperare il tempo troppo frenetico nelle cose. Mi dedico per mezz'ora al giorno alla mia collezione, guardo, cerco, ma con calma, senza ansie, e riguadagno una certa calma, si abbassa anche la pressione. Insomma, andiamo a mistificare certe cose, però può essere un calmante naturale. Poi c'è la tensione invece del collezionista che dice no, io voglio, allora magari c'è anche un po' di sana agitazione, quello stress positivo che serve a rimanere un po' allenati. Grazie ad Alberto della telecamera e a Paolo in regia, grazie a Cristina Centralino, grazie soprattutto a voi per la vostra presenza e le diverse scelte fatte questa sera e le vostre richieste che cercheremo di onorare prossimamente. Domani sarà con voi Fabrizio, 21-24, vi aspetta con delle interessanti novità relative alla numismatica. Non perdete la sua trasmissione. Per quanto mi concerne, ci vediamo martedì, giusto? Con la filatelia e mercoledì con la mia numismatica, sempre numismatica e filatelia Bolaffi ovviamente. Grazie signori, buonanotte, a domani con Fabrizio.